faccia sostenere queste spese. Abbiamo incominciato, naturalmente tutte le persone sedute a questo tavolo non hanno chiesto nessun cachet. Devo dire che da quando Varese Girotondi è nato, che è stato sostanzialmente con la partecipazione alla grande manifestazione di Piazza San Giovanni del 14 settembre, abbiamo dato vita a una serie di iniziative qui a Varese che hanno avuto tutte un grande seguito e che, come dicevo, sono state tutte autofinanziate. Ogni iniziativa ci ha consentito di avere quel surplus, quel piccolo profitto che ci ha consentito di programmarne una successiva. Questo sforzo e questo aiuto ve lo chiediamo anche questa sera. Basta, il mio intervento per ora è finito, poi magari a fine sera. Scusate, l'ultima cosa. Io credo, e di questo sarei particolarmente contento e orgoglioso, se la presenza delle tante persone qui stasera volesse dire due cose. Una, l'opposizione al governo Berlusconi. Una cosa molto più locale, ma alla quale io tengo molto. Una risposta forte e chiara a Piazza Padania. Io direi di lascio la parola a Claudio Sabelli Fioretti che condurrà questa sera. Buongiorno a tutti, condurrà questa serata la grossa, spero almeno di riuscire a passare la parola da uno all'altro degli esponenti che mi sembrano, come dire, talmente di grande livello che quando mi hanno detto tu che dici, ho detto io dico niente, ci mancherebbe altro. Io ringrazio Massimo Tafi, ringrazio Elisabetta che mi ha coinvolto in questa splendida iniziativa. Ringrazio quindi tutto Varese Girotondi perché questa, mi dicono, io non lo sapevo, ma è la prima manifestazione di un certo livello e ne seguiranno altre, speriamo che ne seguano molte altre. Adesso io vi presento, ma la maggior parte delle persone che sono qui sopra voi già le conoscete. Io ho fatto un piccolo calcolo, 1780 diviso 9 fa 200 per 1, se dopo sarà più crescente. A questo proposito faccio la propaganda delle magliette, che sono io il responsabile, ma l'idea è partita sempre da Elisabetta che mi aveva detto di questa cosa qui, hanno un costo, la metà, non il 20%, ma la metà Elisabetta, ve la tenete, così abbiamo, è una maglietta molto carina, è nata da un mio creativo, ha dato questa bella frase, antropologicamente diverso, un creativo che pago poco, e paghiamo tanto, io no, perché poi io cerco di pagare lo meno possibile. E purtroppo, come Marco Travaglio sa, a volte siamo costretti a pagarli, fortunatamente poche volte, venendo in macchina io gli dicevo che l'ultima mia causa, quella che mi aveva intentato Previti, l'ho vinta. E lo facevo per fargli dispetto, perché voi, come sapete, lui contribuisce con gli alimenti a Previti. Se avete notato il labiale, però lui mi ha detto che le ultime due le ha vinte anche lui, quindi per Previti, almeno con noi due, si sta mettendo veramente male. Presento da sinistra a destra il segretario nazionale di Magistratura Democratica, giudice per le indagini preliminari a Milano, Claudio Castelli, ma non è detto, insomma, poi dopo facciamo un referendum. Il secondo sono io. No, mi sono sbagliato. È soltanto che è a sinistra, e ha cominciato così, ma non parlerà per primo Bruti Liberati. Alla mia destra abbiamo Fabio Roia, segretario nazionale Unità per la Costituzione, sostituto del procuratore a Milano. A destra ancora Marco Travaglio, mi sembra
del tutto inutile, è l'uomo che contribuisce al budget di Previti, quindi dite voi un po' se possiamo tenerla ancora qui con noi. Pier Camillo Davico. Indipendente, consigliere di Corte d'Appello a Milano, Edmondo Bruti Liberati, che prenderà per il della Corte Nazionale Magistrale, soprattutto il procuratore generale a Milano, Armando Spataro, procuratore aggiunto a Milano e no, finito. No. Alessandro Amadori, psicologo, soprattutto autore del libro Mi consenta, che è un altro che insomma, mi ha rubato al noto creativo. Allora, noi siamo tanti, loro sono tanti, anzi abbiamo calcolato che con 10 minuti per uno andiamo già a far notte. Quindi io sarò spietato nel togliere la parola, nonostante, come voi capiate, rischio, cioè non è che sto togliendo la parola a gente senza potere, insomma, no? E quindi la toglierò con molto garbo e voi mi difenderete, siete tutti testimoni, che è stata una decisione comune. E questo lo farò anche perché probabilmente qualcuno di voi alla fine vorrà dire qualche cosa. E quindi se superano i 10 minuti, poi comincia ad applaudire, non capiranno. Edmondo Bruti Liberati ci farà la storia dei rapporti tra l'Associazione Nazionale dei Magistrati e il Governo sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, quindi praticamente ci introduce sull'argomento di cui parliamo stasera, perché noi parliamo stasera dell'argomento che a me sta più a cuore, che è i giudici sono matti, perché, attenzione, la risposta non ce l'abbiamo ancora. Stasera verrà fuori e poi alla fine decideremo, però lui, come dire, la prende un po' alla larga la parola, 10 minuti. Grazie innanzitutto a Varese Girotondi, che ha organizzato questa iniziativa, al nostro Massimo Tardi, che l'ha presentata, e all'avvocatessa Elisabetta Cacciò, e a tutti voi che siete venuti qui a partecipare a questa serata, che affronterà anche dei temi che richiedono una qualche spiegazione tecnica, ma credo che la cosa più importante sia proprio quella di riuscire noi magistrati, insieme agli altri operatori del diritto, agli avvocati, al personale amministrativo, far comprendere come ci sono dei problemi della giustizia che non sono problemi di una categoria, ma che sono problemi di tutti i cittadini. I giudici sono matti, il vostro manifesto, e la risposta, mi piace vederla qualche riga sotto nella fotografia che è stata riprodotta, la legge è uguale per tutti. Sono forse matti perché pretendono di fare diventare realtà questo principio, che è evidentemente un valore acquitente, che è scritto nelle nostre aule di giustizia. Ecco, io credo che in questa chiave dobbiamo leggere quello che è accaduto negli ultimi tempi, che è stato un attacco alla giurisdizione, all'organizzazione della giurisdizione, ma in questo modo anche un attacco ai diritti e ai diritti di tutti. Ecco perché gli attacchi ai magistrati non sono un problema dei magistrati, sono un problema dei cittadini, perché sono un problema di attacco ai diritti di tutti. Per questo che sono state particolarmente viste con preoccupazione, non solo da noi in Italia, ma in Europa, le espressioni oltraggiose del Presidente del Consiglio in quella famosa intervista, perché hanno toccato la stessa funzione del giudicare. È per questo che non soltanto, dicevo, a livello italiano, ma anche a livello europeo hanno trovato una preoccupazione, non soltanto nell'Associazione dei Magistrati, ma lo stesso Presidente del Parlamento europeo, Pat Cox, che in quei giorni si trovava in Italia, ha ricordato la necessità di promuovere, non di minare, la fiducia dei cittadini nella giustizia, che è un'istituzione fondamentale per lo Stato di diritto. Voi sapete, noi i magistrati nelle nostre diverse funzioni esercitiamo un potere dello Stato, prendiamo delle decisioni che hanno conseguenze spesso rilevanti, spesso importanti, talvolta decisive nella vita, nei beni, nell'onore dei cittadini. Possiamo sbagliare, spesso sbagliamo,
cerchiamo di fare il nostro lavoro il meno possibile, ma è essenziale che quando si decidono, si prendono delle decisioni che possono voler dire la condanna di un imputato, o possono voler dire l'assoluzione di un imputato, lasciare una vittima dunque senza una risposta, che vogliono dire nelle cause civili, dare ragione all'uno e torto all'altro, occorre che tutti possano criticare i magistrati, ma che tutti abbiano fiducia che quei magistrati cercano di esercitare il loro mestiere nel modo migliore possibile. Ecco perché questo è un problema, dico, di tutti. E questi attacchi alla magistratura, che sono dunque un crescendo, dicevo, non sono un problema di una dignità offesa di una categoria. L'espressione oltraggiosa di per sé, a parte poi l'ironia che ci possiamo fare sopra, che ci faremo sopra nel corso di questa serata, le espressioni oltraggiose sono un problema per chi le proferisce, non per coloro cui sono destinate, ma il problema è un problema di esercizio e di equilibrio tra i poteri. Le dichiarazioni del presidente Berlusconi non sono queste ultime isolate, purtroppo. Si era partito dopo che le sezioni unite della Cassazione nel gennaio di questo anno avevano respinto l'istanza, secondo la legge Cirami, di trasferire il noto processo da Milano. Vi ricordate quella cassetta preregistrata diffusa su tutta rete unificata, un evento già questo dal punto di vista della comunicazione incredibile, che erano stato un attacco diretto non ai giudici politicizzati, per cui tanto si fa questo discorso come se fosse al massimo organo giudiziario del nostro paese, alle sezioni unite della Cassazione. E questo ha dimostrato nel modo più crudo come purtroppo per diversi aspetti la questione giustizia nel nostro paese si sia ridotta al tentativo di sottrarsi al processo, che è appunto il tentativo di sottrarsi a quel principio che la legge è uguale per tutti. I passaggi li conosciamo, la legge sulla rogatoria, la legge Cirami, quella mozione del Senato del 5 dicembre 2001, una mozione incredibile in cui il Parlamento, un ramo del Parlamento, il Senato della Repubblica, criticava una decisione di giudici legittimamente presa. Questo è il nodo fondamentale. Se chi è potente, chi è ricco, chi ricopre posizioni di rilievo può sperare di sottrarsi alla giurisdizione, all'applicazione della legge, allora sono in forza le stesse fondamenta dello Stato di diritto. È quello che i padri fondatori del costituzionalismo americano, per usare un'espressione di James Madison, dicevano che dal governo delle leggi si passa al governo degli uomini. È la fine dello Stato di diritto, se questo dovesse passare. Ecco perché questi atteggiamenti appunto sono problemi che non riguardano solo i magistrati, dicevo. E d'altronde la tesi della persecuzione politica, della non imparzialità e della non serenità dei giudici di Milano in particolare, è stata respinta in tutte le istanze processuali, dalla Corte di Cassazione a tutte le altre che si sono pronunciate su tutte le istanze in questo senso. E già nel 1996, questo è curioso, in una rogatoria in Inghilterra, la difesa Fininvest era una delle rogatorie sui falsi in bilancio. Oggi il problema è stato drasticamente risolto, sostanzialmente abolendo il reato, e quindi si è semplificata la questione, ma nell'opporsi a questa rogatoria, la difesa dei Fininvest faceva valere la tesi della persecuzione politica che veniva liquidata dal giudice inglese con parole di una sferzante ironia. Non abbiamo dimenticato le reazioni che vi sono state quest'estate, in particolare dopo il deposito della sentenza, della motivazione della sentenza di Milano che ha condannato l'onorevole Previti e alcuni giudici e avvocati per un fatto di corruzione giudiziaria. L'onorevole Bondi aveva parlato di proporre una commissione parlamentare per accertare l'esistenza di un'associazione per delinquere a fini eversivi della magistratura. A parte parole spropositate, la cosa più grave è che questa era la reazione ad una sentenza, questa sì, emessa nel nome del popolo italiano. E guardate che non si tratta di Bazzecco, che ancora in corso è un caso di... che siano imputati politici o avvocati è un dato rilevante, ma la cosa più rilevante è che sia una corruzione di giudici, e cioè che salti l'ultimo baluardo di difesa della legalità. È un interesse primario della collettività accertare se questa corruzione vi è stata e chi ne è stato responsabile. Qui non si tratta, questo processo non è importante per la qualità degli imputati, è importante per il fatto che si assume essersi verificato, ed è un interesse fondamentale dei cittadini che sia fatta luce fino in fondo su questo. Ecco perché noi abbiamo visto con grande preoccupazione questi attacchi, ed ecco perché è importante che sia percepito, e oggi stasera ne è una testimonianza, sia percepito da tutti. E in questo quadro, e sto contandomi tutti e mezzo mi pare, e in questo quadro, ma poi gli altri colleghi entreranno nei singoli passaggi, noi abbiamo visto
questa accelerazione improvvisa della legge sull'ordinamento giudiziario. L'ordinamento giudiziario è quella legge alquanto complessa che, disciplinando e regolando il modo di organizzazione della giustizia, non è una legge come tante altre, che le leggi pur importanti che disciplinano attività professionali o ordini professionali, qui si disciplina il modo con cui si esercita la giurisdizione, cioè uno dei poteri dello Stato, quello di dire giustizia e di applicare il diritto e di emettere delle decisioni che sono vincolanti. Ecco perché è una legge fondamentale di particolare importanza. Questa legge ha bisogno di modifiche. È una sciocchezza sentire dire che questo è l'ordinamento fascista. Sì, è l'ordinamento approvato nel 1942, essendo guardasigilli grandi, ma di quell'ordinamento oggi non rimane quasi più nulla, perché tutto è stato modificato. Modificato nella sua essenza e modificato nei singoli passaggi. Occorre migliorare la organizzazione della giustizia, ne parleranno i colleghi, ma ci sono dei punti fondamentali su cui non possiamo tacere. Qui si toccano punti fondamentali dell'indipendenza della giustizia. E voglio dire ancora una cosa in modo molto chiaro: l'associazione magistrati e noi magistrati riuniti nei diversi gruppi che facciamo parte dell'associazione magistrati non abbiamo preso queste posizioni come antagonisti a questo governo in carica. Abbiamo preso le stesse posizioni nei confronti di qualunque governo quando ci sembrava venissero toccati dei principi fondamentali sull'indipendenza della magistratura come garanzia per i cittadini. Questo abbiamo fatto ai tempi della bicamerale e questo abbiamo non il diritto, abbiamo il dovere di fare oggi di fronte a una proposta che ci sembra vada in questo senso negativo. Noi abbiamo fatto uno sciopero un anno fa, il 20 giugno del 2002, un anno e mezzo fa. Noi non facciamo scioperi in modo leggero. Erano passati 11 anni dal precedente, io ho continuato a dire che speriamo che ne possano passare altrettanti per il futuro. Però la situazione è estremamente grave, perché se questo disegno dovesse passare, io credo che la magistratura ha il dovere di esprimere anche nella forma più elevata la sua protesta con questa misura dello sciopero. Noi sappiamo, e abbiamo fatto sciopero in misura, dicevo, estremamente parca, perché sappiamo che si tratta di fermare per un giorno, sia pure con tutte le eccezioni che facciamo per tutti i casi urgenti, si tratta di fermare per un giorno l'esercizio di una funzione fondamentale. Però qualche volta questa testimonianza è necessaria. Noi abbiamo organizzato una serie di iniziative, tra cui questa è una delle prime qui in Lombardia. Il 5 novembre svolgeremo in tutte le sedi giudiziarie delle assemblee aperte e poi il 22 novembre terremo a Roma una grande assemblea aperta ai contributi e agli interventi della società civile e della cittadinanza, proprio perché questo aspetto... Cioè, come non è vero? Ma no, non è vero, perché questo è... Ah, beh, certo, però forse io conosco poco l'Italia. Certo, non conoscevo proprio niente, veramente. E alla fine, però non riuscivo a stanarlo veramente, cioè a convincerlo che stava facendo il tifo per uno che non la pensava come la pensava lui, veramente. Cioè che anche lui era stato oggetto di questa ripetizione mediatica continua, per cui ci aveva creduto. L'ho convinto soltanto alla fine, quando gli ho detto, certo, però andarsi a fare le interviste e ubriacarsi non è molto carino. Cioè, come ubriacarsi? Hai bevuto due bottiglie di champagne, eri completamente ubriaco, l'ha detto Berlusconi. E tu e il tuo compare, perché c'era anche il direttore dello Spettator. Cioè, no, ma veramente io ho bevuto due caraffe di orrendo tè freddo, e anzi, siccome io sono uno che ama il vino, cercavo, ma non ha niente. Guarda, però leggi il giornale, ha detto che è ubriaco. E certo, allora ho visto un po' così, ha detto. Beh, certo, sì, racconta frottole, anche su queste scemate, chissà quante frottole va raccontato. Finalmente, non ho convinto molto, ma come diciamo che ho inclinato questa sua sicurezza tremenda. Poi mi ha portato la tomba, siamo lasciati, e adesso sta cercando di fare, raccontavo prima loro, che stava cercando, vuole fare un libro con tutte le dediche che hanno fatto sulla tomba di Mussolini e con in copertina una donna nuda che fa il saluto romano. Sarà abbastanza provocatorio, dico, ma vale abbastanza provocatorio effettivamente. Quindi non. E alla fine ha detto: senti, sai che ti dico, io prima davo 10 su 10 di voto a Berlusconi, adesso sono deciso a diminuirlo, dico, 4, cioè 8 e mezzo. Va bene, Marco Travaglio, adesso ci deve dire
uscendo dall'equivoco, essendo lui un giornalista e quindi deve usare parole semplici e chiare come fa al solito, sei giudici, sono matti o no? Ma io credo di sì. Credo di sì. Cioè, Paolo ha dato una spiegazione. I giudici antropologicamente diversi dalla razza umana, ci sono due giudici che ne parlano, uno dice ora ci ha rotto le palle e l'altro dice tutte e tre, che è un tipico di persone evidentemente estranee alla razza umana. Io credo che loro siano matti per molte altre ragioni. La prima è che oggi per fare il giudice bisogna essere davvero pazzi. Nel senso che prendete Telecom Serbia, no? Telecom Serbia non ci sono giudici in commissione, ce n'erano un paio come consulenti, ma li hanno mandati via perché erano troppo competenti, hanno tenuto i parlamentari, i quali quando hanno bisogno di un documento all'estero non fanno una rogatoria, per esempio, no? Vanno e lo prendono in Svizzera e poi li arrestano, naturalmente, come è successo in Svizzera. E quando gli arriva una lettera anonima non fanno come fanno nelle procure che le cestinano le lettere anonime, loro avviano l'inchiesta tutto sulle lettere anonime e su alcune ispirazioni divine di una fantomatica intelligence che avrebbe suggerito dei nomi al presidente Trantino. Quindi io credo che anche da questo punto di vista, se passa la riforma dell'ordinamento giudiziario, la Telecom Serbia sarà rimpianta, perché noi ne vedremo ancora di peggio. Quando i magistrati saranno sotto il controllo del potere politico, arresteranno Prodi per pedofilia, eccetera, sulla base di prove altrettanto solide come quelle che sono servite per dare allo stesso Prodi del Tangentaro. Per darvi un'idea della follia dei magistrati, sappiate per esempio che ci sono magistrati italiani che hanno chiesto di collaborare col ministro Castelli, tanto l'hanno scambiato per un ministro della giustizia e poi hanno chiesto proprio di collaborare con lui al ministero. Una di queste ha sposato anche Bruno Vespa, quindi è una cosa abbastanza comprensibile. Altri invece hanno riscritto il codice penale e restano seri, no? Al ministero riescono a rimanere seri e a rispettarsi anche continuando a lavorare per questo ministro. A Palermo i casi che avete letto sui giornali recentemente dei giudici di Caltanissetta hanno visto tramite una telecamera un politico dei DS, tra l'altro, che incontrava in un albergo un boss mafioso, lo baciava sulle guance, parlava di appalti e sono andati subito a pensare male, cioè che ci fossero dei rapporti fra questo politico e questo mafioso, e quindi l'hanno incriminato per concorso esterno in associazione mafiosa. Vedete che sono disturbati, no? Cioè, e se uno bacia un boss mafioso, come ti può venire in mente che abbia dei rapporti con il boss mafioso? Invece loro hanno questa deformazione proprio professionale e si sono messi in testa che ci sia un possibile reato. I magistrati di Palermo, avete visto, ce ne sono due che sono stati mandati via dal loro procuratore, non vogliono rassegnarsi all'idea di smettere di occuparsi di mafia, mentre potrebbero più comodamente occuparsi di furti di biciclette o altri gravi e allarmanti fenomeni che angustiano Palermo, e insistono per continuare a occuparsi di mafia in un periodo come questo. Evidentemente anche loro non stanno troppo bene. C'è una lunga tradizione d'altra parte in Sicilia di magistrati talmente squilibrati che non accettano nemmeno di rieducarsi, nemmeno di farsi visitare. Alcuni si fanno addirittura ammazzare, no? Per non farsi visitare e per non guarire. E poi ci sono quelli di Milano. Quelli di Milano sono, secondo me, i più matti di tutti, perché hanno avuto mille occasioni per liberarsi di certi processi. Si calcola che per il tempo necessario per processare Previti sia equivalente a quello necessario per processare 40.000 extracomunitari, nel senso che sta per compiere 4 anni il processo di Previti. Ogni tanto il giornale scrive che c'è una fretta sospetta nel tribunale di Milano. Pensate quante occasioni hanno avuto di liberarsi di questo maledetto processo e di occuparsi appunto più proficuamente di extracomunitari, che poi si viene anche applauditi poi dal ministro dell'interno eccetera, e continuano invece a fare quello e a rifiutare ogni occasione, l'occasione di trasferire il processo a Brescia, a Perugia, a tutte le altre sedi che erano state individuate in questo tour per l'Italia da Previti, e
tutte le occasioni che hanno avuto di ritirarsi, di astenersi, la stessa Bocassini e lo stesso Colombo, adesso si è scoperto che sono in grave conflitto di interessi, l'ha detto ieri l'avvocato Di Predice, c'è un grave conflitto di interessi perché sono indagati a Brescia e quindi non possono più fare il processo, sono indagati perché li ha denunciati un amico di Previti naturalmente, e c'è, poi c'è anche forse un procedimento disciplinare che naturalmente, ammesso in un processo che esista, è stato fatto da quel ministro cosiddetto tale che dicevamo prima, quindi è evidente che se passa questa linea nessuno si farà mai più processare, perché la prima cosa che uno fa è denunciare il suo pubblico ministero e dice c'è un conflitto di interesse, purtroppo deve cambiare e va via. Ecco, non sfruttano nemmeno queste occasioni e continuano a restare lì pervicacemente. Figuratevi uno come Brambilla, no? Brambilla addirittura l'aveva trasferito il ministro, credeva di poter trasferire i giudici così con un ordine di servizio, l'aveva trasferito in un altro posto e invece lui ha voluto rimanere. Infatti poi Previti nella istanza di rimessione del processo ha detto eccola la prova che ce l'hanno con me, Brambilla sebbene trasferito da Castelli è rimasto, no? Quindi è evidente che ce l'ha con me, non lo sfiorava l'idea che il giudice è inamovibile, quindi non può essere trasferito di qua o di là da un ministro. Eppure Brambilla quante occasioni ha avuto per andarsene, rimane anche lui pervicacemente in quel processo, prendendo sberle, insulti, sberleffi da tutte le parti. Non vi dico poi, io ho dovuto ascoltare anche in diretta le dichiarazioni spontanee del Presidente del Consiglio, avete saputo, ha reso dichiarazioni spontanee il 5 maggio e il 17 giugno per darsi tempo di approvare il lodo Maccanico e di abolire per legge il suo processo, ho osservato più che non lui quello che facevano i giudici, perché durante le dichiarazioni spontanee è un po' come da Vespa e da Socci, cioè non si possono fare domande, no? Però nello stesso tempo si possono fare delle facce. Ecco, i giudici del Tribunale di Milano facevano delle facce che ci voleva una telecamera soltanto per vedere come reagivano alle cose che diceva il nostro Presidente del Consiglio, perché lui nel giro di meno di 2 ore, 115 minuti, ha raccontato, proprio contate al dettaglio, 115 bugie. 85 bugie in 115 minuti, una bugia ogni minuto e 21 secondi. E i giudici a mano che andava avanti cambiavano continuamente espressione, mentre lui riusciva a restare perfettamente serio. E questo è quello che distingue appunto le persone sane dalle persone mentalmente disturbate, cioè i giudici, essendo mentalmente disturbati, davano degli impercettibili e poi sempre più percettibili segni di non capire che cosa stava avvenendo, anche perché lui prima ha detto che ha salvato l'Italia dalla svendita della SME, perché Prodi la voleva regalare a De Benedetti per 500 miliardi, mentre invece ne valeva 2500, tant'è che ha aggiunto sono arrivato io e ne ho offerti 550. A questo punto facevano già delle facce, perché dicevano ma se volevano rapinarla per 2000 quegli altri, tu volevi rubarne 1950, che voglio dire è un po' meno, ma per arrivare a quella famosa medaglia d'oro che lui ha chiesto, perché alla fine ha anche chiesto la medaglia d'oro. Voi sapete che in quel processo lui deve rispondere di uno strano fenomeno bancario, cioè dei soldi che passano dai conti esteri del suo gruppo ai conti dell'avvocato Previti ai conti del giudice Squillante. In mezz'ora transitano 500 milioni a botta e nessuno, né Previti, né Berlusconi, né Squillante ne sanno nulla. È un autobonifico, è il primo caso nella storia della scienza delle finanze di soldi che si bonificano da soli da un conto all'altro per fregare il Presidente del Consiglio. Lui invece di parlare di questi conti svizzeri che sembrerebbero incastrarlo, ha parlato per un'ora della contessa Ariosto, sostenendo che visto che l'Ariosto non è una contessa, tutto quello che dice sui suoi conti, intesi come conti svizzeri, non è valido, non vale. E la prova che lui ha dato che l'Ariosto non è contessa è testualmente che il padre dell'Ariosto lavorava al Ministero della Difesa e la madre era casalinga. La domanda è che mestiere deve fare un conte e la moglie di un conte per dimostrare di essere veramente conti in un paese dove l'erede al trono di casa Savoia fa la pubblicità delle olive sacrae, nessuno si è mai sognato di fare. Di chi sarà figlio Emanuele Filiberto, no? Questa dovrebbe essere la domanda. Ecco, voi
pensate, tutto questo in un processo per corruzione in atti giudiziari, quindi immaginate le facce che facevano questi giudici disturbati di fronte a questi normalissimi ragionamenti che faceva il nostro Premier. Dopodiché lui ha raccontato ancora che il giudice Tamburino, iscritto a Magistratura Democratica, ha confermato in Cassazione la sentenza Smeti, quindi è validissima. Il giudice Tamburino poi ha fatto un comunicato, è matto anche Tamburino, e ha detto: non sono mai stato in Magistratura Democratica, non sono mai stato in Cassazione se non una volta per visitare il palazzo, non ho mai seguito la vicenda Smeti in vita mia, e a differenza di quello che dice Berlusconi, che io sappia non ho mai polemizzato con lui. Ecco, voi capite la differenza tra uno sano Berlusconi e uno matto Tamburino. Berlusconi a questo punto sfiora l'argomento dei suoi conti in Svizzera per dire: ma vi pare possibile che se uno volesse corrompere un giudice lo farebbe con un conto, con un bonifico da conto a conto, lasciando così tracce? E a questo punto spiega ai giudici matti come farebbe lui dovendo comprarsi un giudice. Lo fa proprio una lezione di come si fa a comprare un giudice senza lasciare tracce. E dice testualmente, dice: ma lo sa anche il più ingenuo dei manager, cito testualmente perché qua bisogna essere esatti. Eccolo qua. La cosa assolutamente più normale è che uno si metta la mano in tasca e tiri fuori dei soldi da una cassa e da un patrimonio che non è soggetto a nessun vincolo, a nessuna registrazione. Cioè, anche il più ingenuo dei manager, ove assumesse di potersi prestare a una dazione illecita, lo sa che questa dazione illecita la deve fare attraverso un versamento in contanti. Cioè, lui glielo diceva sempre a questi manager: se volete comprare un giudice in contanti, mi raccomando. Purtroppo hanno fatto, come sapete, quel versamento è andata male. Dice: ma non soltanto un manager, anche una donna di casa, quando un idraulico o un elettricista si fanno pagare in nero, lo sanno benissimo che non possono pagarli con un assegno che non sarebbe da loro ricevuto, e non li possono pagare con una carta di credito che lascerebbe tracce. Lo so, aggiunge, e qui riassume le vesti un po' dello statista, perché stiamo vedendo di provvedere, abbiamo appena fatto un decreto legislativo che cerca di evitare che si facciano pagare in nero. Cioè, lui sta facendo un decreto contro questa piaga delle casalinghe che pagano in nero gli idraulici e gli elettricisti, avendo un processo per 1500 miliardi di fondi neri all'estero. Noi facevano delle facce sempre più stranite. A questo punto lui ha ancora raccontato che De Benedetti voleva comprare la SME come Totò aveva comprato il Colosseo, Brevimano. I giudici matti pensavano che si dicesse Brevimano, ma appunto non era vero, e soprattutto non è vero che Totò abbia mai comprato il Colosseo. Totò ha venduto la Fontana di Trevi, e quindi la domanda è: che cosa c'entra Totò in un processo per corruzione in atti giudiziari? Tra l'altro una bugia su Totò in un processo per corruzione in atti giudiziari, però appunto sono le domande che si fanno di solito i matti. Lui a questo punto ha concluso dicendo che era contrario all'odomacanico, dice: non ho dato parere favorevole, quindi gliel'hanno imposto dall'alto. Purtroppo lui voleva farsi processare, ma non ha potuto resistere a queste pressioni. E poi ha detto: come voi sapete, io sono estraneo alla giustizia. Questo gli va reso l'alto. Ci facevano delle facce terribili, ma lui non capiva, e alla fine ha detto: tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, ma io sono più uguale degli altri perché ho avuto i voti. E a questo punto lì hanno veramente rischiato il ricovero i magistrati, perché non si ricordavano a memoria proprio un imputato, nemmeno tra quelli disperati che provano proprio con la semi-infermità mentale perché non sanno più a che santo votarsi, nessuno che avesse mai detto sono più uguale degli altri. Era la prima volta proprio, anche perché è una citazione letteraria, è da Orwell nella Fattoria degli animali crea una categoria di più uguali degli altri, che purtroppo tragicamente sono i maiali, no? Quindi anche per questo lo guardavano in maniera così curiosa, perché proprio anche per la funzione che loro ricopre eccetera, paragonarsi ai maiali non sta bene. Ecco, questo è la dimostrazione lampante. Essendo riusciti fino alla fine a rimanere seri e a non esplodergli a ridere in faccia, è evidente che non sono sani di mente. Concludo dicendo questo: io penso che in un paese dove il Presidente del Consiglio si paragona a Napoleone, nell'ordine me li sono segnati perché scusate sono troppi, Napoleone, Mosè, Giustiniano, l'unto del Signore, recentemente De Gasperi, Facet Bozzo, il prossimo discorso dice che lo paragonerà a Schwarzenegger,
Ieri Pio, Papa Paolo VI anche ha detto, io sono come Paolo VI e anche un po' come Benedetto Croce, uno che quando parla di mafia cita Luciano Liggio e quando parla dei giudici matti cita Luciano Liggio, perché il copyright è di Luciano Liggio, ci sono i copyright di Licio Gelli per le riforme in materia di giustizia, per le esternazioni in materia di mafia il copyright è di Luciano Liggio, uno che depenalizza in 2 anni il falso in bilancio, rende più difficili le rogatorie, consente il rientro dei capitali sporchi dall'estero anonimo e col 2% di tassa, approva un lodo che praticamente lo immunizza e un'altra legge, la Cirami, che consente a chiunque di bloccare a richiesta i suoi processi, poi si meraviglia se qualcuno dice che la mafia non ha troppa paura, diciamo, del suo governo. La mafia è terrorizzata dall'idea che se vada, dall'idea che cada il governo. Credo che sia assolutamente lucido e mentalmente sano dire che i giudici sono matti. In un paese così uno sano di mente fa il delinquente. Grazie. Identificate quell'uomo. Avrei una piccolissima testimonianza ancora, perché lui ha parlato delle lettere anonime di Trantino, eccetera. Siccome l'altro giorno sono andato a vedere Trantino, mi sembrava molto carino chiedergli qualche cosa sulle lettere anonime, anche perché nel frattempo era successo che le lettere anonime non erano più lettere anonime, erano telefonate anonime. Allora, sulle lettere anonime mi ricordo un meraviglioso episodio di una giornalista di Panorama, quando io ero giovane e lavoravo a Panorama, e che scrisse un articolo in cui parlava di una persona e diceva: questa persona passava le giornate rispondendo alle lettere anonime. Era già. E però fa Trantino, se ci pensate, no? Ecco, ma Trantino, io sono andato lì e ho detto: senta, presidente, io ieri ho telefonato a San Macuto, non so se siete mai stati a San Macuto, ho detto, sono un anonimo, vorrei parlare con il presidente Trantino. Non mi hanno passato lei, cioè non, come ha fatto l'anonimo? Cioè, come si fa anonimamente a parlare col presidente del... E dice, ma io sono una segretaria, ha detto lui. La segretaria, uno ha detto, signora segretaria, cioè io sono un anonimo, vorrei parlare con lei. Che dice? Alla fine ha ammesso che, cioè, no, non era anonimo, era un nome anonimo. Non so, allora dico, tipo Rossi. Telefona, cioè, sono Rossi, vorrei parlare con il presidente Trantino, non glielo passano, cioè non, per Rossi non vale, no, non deve dire un nome, cioè Sapelli, Giorgetti lo passano forse, oppure le dice di no, ma Rossi non glielo passano, no, era un nome e un cognome, dico, vabbè, me lo dica, l'ho dimenticato, no. Cioè, avrebbe dimenticato il nome del signore che è alla base di tutto questo ambaradan. Sì, che ha indicato i Gormarini, tutto quanto, e d'altra parte ha una certa età, Trantino. Allora, Claudio Castelli, segretario nazionale di Magistratura Democratica, GIP a Milano, da quanto abbiamo indagato, scoperto, ci parlerà della carriera del giudice e del ruolo del CSM, giusto? Vuole il microfono un po'? Meglio. Siamo un po' divisi il tema della riforma cosiddetta dell'ordinamento giudiziario. Io vado detto subito una cosa: questa non è una riforma, ma una controriforma che cambia in modo radicale la magistratura italiana, che abbandona il modello che in tanti anni è stato realizzato, quello delineato dalla Costituzione, di un magistrato che cerca di applicare una legge uguale per tutti, e che arriva ad un magistrato totalmente diverso, che non è nemmeno quello degli anni 50, e cioè un magistrato avulso dalla società, ma è un magistrato ancora peggiore, perché è un magistrato che sostanzialmente dovrà farsi i fatti propri, dovrà ignorare totalmente il servizio, e questo è un elemento gravissimo, perché tutti diciamo teoricamente d'accordo che il problema fondamentale della giustizia italiana è la eccessiva lunghezza dei processi. Credo si possa dire con grande tranquillità che se questa controriforma entrasse in vigore, non solo i magistrati verrebbero asserviti, perché questa è la realtà, ma d'altro canto si avrebbe un ulteriore gravissimo peggioramento della lunghezza dei processi, perché nessun magistrato lavorerebbe più per il servizio, lavorerebbe per altro. Perché?
problema fondamentale, la carriera dei magistrati. Il modo con cui viene trasformata la carriera dei magistrati è sostanzialmente attraverso continui concorsi. Cioè, per progredire in carriera, per cambiare di funzione, per arrivare ai carichi semidirettivi o direttivi, bisogna fare concorsi per titoli ed esami. Questo vuol dire due cose. Primo, che il primo problema dei magistrati sarà quello disciplinare, non solo, ma il problema del servizio che lo svolgono, cioè dell'attività libera della giurisdizione, sarà totalmente secondario. Cioè, quando uno avrà lavorato per 2 o 3 ore al giorno, a questo punto il problema è finito, perché deve studiare, perché se non studia a questo punto non supererà il concorso. Seconda cosa, dovrà trovare un ufficio dove produrre i titoli. Cosa sono i titoli? I titoli sono i bei provvedimenti. E allora bisognerà andare in posti dove si possono fare bei provvedimenti. Questo vuol dire alcune attività giudiziarie verranno coperte soltanto proprio dai paria. Cioè, non so, la sorveglianza, dove dei provvedimenti è difficile farne, o anche, non so, i giudici minorili, i giudici della famiglia, chi mai andrà a farlo quando non avrà possibilità di fare dei provvedimenti? Oppure si arriverà a fare quello che si faceva negli anni 50, e cioè si prenderà una questione in cui non c'è nessuna questione giuridica raffinata sotto e si inventerà una questione giuridica solo per far vedere che si è bravi. Questo ovviamente a scapito delle decine, se non centinaia di case che aspetteranno, perché per scrivere la bella sentenza ovviamente scriveranno gli altri. Le altre. Ma del resto perché bisognerebbe scrivere le altre? Perché bisognerebbe lavorare se questo non conta nulla? Perché questa è la realtà, questo non conta nulla. Come fa il giudice? Non conta nulla. Tranne per il bel provvedimento, che ti servirà come titolo. Non solo, ma se uno va a vedere, dopo i primi 10 anni di carriera, comincerà una ritta di concorsi per titoli ed esami per cercare di cambiare funzione, di essere promossi d'appello, poi in Cassazione, dei vari livelli che esistono per arrivare un po' sul direttivo o semidirettivo. Noi abbiamo calcolato, credo con molto, diciamo molto parchi, calcolando un solo concorso per ciascuno di questi, che nella vita professionale ogni magistrato farà almeno 7 concorsi per titoli ed esami. In realtà i 7 concorsi secondo me sono stati moderati, perché basta che uno faccia 2 concorsi per posti direttivi nella sua vita, direi che più che normale diventerebbero 8. Cioè c'è la gente che fa 30 concorsi e vuol dire che il lavoro non lo vedrà mai proprio, perché si dedicherà soltanto a studiare e a fare concorsi. Bene. Questo avrà un effetto devastante sul servizio, devastante per il fatto semplicissimo che come si fa il giudice, l'attività giudiziaria non conterà assolutamente nulla. Non solo, tra virgolette, altra considerazione che faccio en passant, i più danneggiati tra i magistrati saranno i giovani, quelli che arrivano in carriera, perché ovviamente saranno quelli che gli ultimi arrivati saranno messi nei posti più schifosi, e le donne, che si troveranno in una situazione drammatica, perché per un sistema di questo tipo, che è un sistema arrivista al massimo livello, chi si troverà ad avere un impegni familiari si troverà a essere distrutto. Per cui si dovrà essere ulteriormente penalizzato in una situazione già penalizzata. Tenete conto che al giorno d'oggi il 53% dei vincitori di concorso sono donne. La percentuale delle donne è il 37%, ma i vincitori di concorso, gli ultimi concorsi, sono il 53%. Questo provocherà una magistratura radicalmente diversa da quella attuale, in cui il potere dei capi sarà fondamentale, perché per andare nei posti dove si può lavorare di meno e dove si può studiare di più, bisognerà ingraziarsi di capo, si avrà un sistema in cui bisogna cercare di attenersi alla giurisprudenza dominante, perché il titolo vale, ma se la giurisprudenza non è troppo innovativa, non parliamo di giurisprudenze creative, ma sia giurisprudenza consolidata, anche perché tra l'altro l'altra cosa divertente, tra virgolette, è che una larga parte poi dei magistrati verranno dirottati a fare commissioni d'esame, perché qualcuno deve giudicare, e allora ci sarà una larga parte della magistratura che farà i concorsi e un'altra parte che non farà più il giudice ma farà parte di queste commissioni d'esame. E allora a questo punto, siccome tra l'altro queste commissioni d'esame avranno una partecipazione fondamentale di cassazionisti, il problema sarà di adeguarsi sostanzialmente a quello che vuole la Cassazione. Questo vuol dire semplicemente ingessare la situazione. Guardate che questo rispetto agli anni 50 è molto più grave, perché noi oggi abbiamo una società molto più dinamica di quella degli anni 50, in cui la necessità di avere una giurisdizione e una magistratura che si adegui al livello sociale, alla mobilità sociale e all'evoluzione sociale è molto più drammatica, è molto più vitale per una società rispetto a quella che c'era negli anni 50. Per cui, devo dire, quando si dice torniamo agli anni 50, non è vero, è peggio,
è molto peggio rispetto agli anni 50. Ulteriormente, arriva al secondo punto, il magistrato sarà arrivista e solo. Perché? Il Consiglio Superiore della Magistratura, che è l'organo che al giorno d'oggi tutela la giurisdizione, che come sappiamo è composto per 2/3 da magistrati eletti dai magistrati, per 1/3 da professori universitari e avvocati nominati dal Parlamento, verrà a perdere una serie di poteri, e verrà a perderli, non casualmente, sostanzialmente a favore del Ministro. Perché? Perderà tutto il campo organizzazione degli uffici giudiziari, che passa ai consigli giudiziari, che sono gli organi locali. Perderà tutto il campo della formazione, che passerà a una neonata, che dovrebbe essere istituita, scuola della magistratura, che avrà un'impostazione totalmente diversa da quella che c'è attualmente, di tipo sostanzialmente accademico, adatta appunto a preparare i concorsi, più che a capire il saper fare, il come svolgere il proprio lavoro, che sarà totalmente autonoma, ma in cui c'è anche qui una predominanza di tipo Cassazione e accademico. Perderà i poteri in materia di trasferimento d'ufficio, che passa totalmente al Ministro, perché viene esserci tutto il potere che al giorno d'oggi ha il Consiglio di trasferire d'ufficio magistrati che sono resi meritevoli, che sono resi incompatibili anche oggettivamente con la loro con la posizione che ricoprono, passerà al Ministro nell'ambito del procedimento disciplinare. Per essere chiari, per chiarirci proprio le cose, questo vuol dire che il Ministro o il Procuratore Generale della Cassazione apriranno un'azione disciplinare, esercitare un'azione disciplinare, oppure non ci sarà nulla. E devo dire che, questa è la mia esperienza quando sono stato Consiglio Superiore, nei casi più gravi che abbiamo avuto in questo paese, per parlare quelli di corruzione di cui si parlava prima, non è mai stata esercitata l'azione disciplinare. Ma, per cui rispetto a questo, si avranno dei casi in cui, casi anche estremamente gravi, dipenderanno sostanzialmente da valutazioni politiche, perché le valutazioni del Ministro sono ovviamente valutazioni politiche. Non solo, ma rispetto al Consiglio Superiore fa da contrattare un aumento di potere del Ministro. Un aumento di potere del Ministro a livello disciplinare, ne parleranno dopo altri colleghi rispetto al ruolo che verrà a avere la possibilità di intervento disciplinare anche sulle questioni della libertà d'opinione e d'espressione dei magistrati, ma perde ulteriori poteri, dando potere al Ministro sulla partecipazione alla scuola della magistratura, sulla possibilità di ingerirsi rispetto alle commissioni d'esame. Quindi rispetto a questo è un enorme passaggio di competenze e di potere da un organo indipendente come il Consiglio Superiore all'esecutivo, perché quando parliamo di ministro è l'esecutivo. C'è un ulteriore tratto che è preoccupante, che anche gli organi locali di autogoverno, che sono i consigli giudiziari, vengono stravolti perché i magistrati eletti all'interno di questi organi vengono essere addirittura minoranza degli organi stessi. Anche qui c'è un fortissimo recupero dei poteri dei capi degli uffici, perché questi organi vengono essere composti dal procuratore generale, presidente della corte d'appello, 3 magistrati eletti, 2 componenti che, anche se giudicheranno e voteranno solo su alcune materie, nominate dal consiglio regionale, poi un avvocato designato dal Consiglio Nazionale Forense, un professore universitario nominato dalla Conferenza Universitaria Nazionale e da un giudice di pace che provvederà soltanto nelle materie riguardanti il giudice di pace. Qui si parla di autogoverno, ma è una situazione molto originale in cui chi viene eletto è una minoranza, questo cambiando radicalmente rispetto proprio al tipo di quadro che si può avere. Per concludere, credo che quello che si avrebbe con questo disegno di legge è la supercirata. Cioè, ci si è preoccupati, giustamente, di una serie di disegni di legge che riguardavano singoli aspetti processuali, che nascevano da singoli processi. Quello che a un certo punto si cambia non è più la legge, ma il giudice. Quello che si può cambiare è il giudice, perché cambiare il giudice, cambiare i giudici, dà molto più garanzie dal punto di vista dell'asservimento, della controllabilità. E quello che si cerca di fare con queste norme sulla carriera e con le altre che parlano i miei colleghi, è derivare ad un asservimento totale della magistratura, in cui la magistratura, se vengono applicate queste norme, cambierà radicalmente in tempi rapidissimi. Cambierà radicalmente perché quando inneschi una serie di meccanismi che costringono la gente, se vuole sopravvivere, se vuole avere aumenti di stipendio, se vuole fare un minimo di carriera, a seguire certi schemi, a questo punto inevitabilmente cambierà una mentalità, cambierà tutto.
non solo, ma con l'elemento ulteriore che credo vada continuamente ribadito, peggiorando radicalmente il servizio quotidiano giustizia, perché quello che verrà è questo. Niente, la parola a Fabio Loia. Grazie. Beh, c'è un trucco però giornalistico, ve lo spiego. A questi dibattiti, quando invitano il segretario generale di Unità per la Costituzione, che notoriamente è una corrente cosiddetta moderata, moderata non vuol dire molla, iniziamo subito a chiarirci, e sentono che il segretario generale, che rappresenta circa 2500 magistrati, dice le stesse cose di un notorio comunista come Claudio Castelli, allora vuol dire che la magistratura è realmente unita. E io oggi devo dire... devo dirvi, rivendicando la mia assoluta apoliticità, che realmente la politica che ha fatto questo governo ha fatto diventare di sinistra tutti i magistrati. Parafrasando qualcuno esperto in comunicazione mediatica, io oggi non riesco a sentire un magistrato che dica qualcosa di destra. Ma perché non lo dice? Perché veramente noi oggi stiamo facendo una sorta di opposizione della ragione. Vogliamo sperare che in questo paese ci sia ancora qualcuno in buona fede che sia disposto ad ascoltare delle ragioni che a noi appaiono molto banali. Io, scusatemi, tenterò di darvi delle coordinate di ragionamento per cui vorrei convincervi che un pubblico ministero non libero in questo paese oggi non è possibile. Allora, dicevo, piuttosto che far passare questa riforma che propone un pubblico ministero controllabile, verticizzato, patteggerei fino alla fine della legislatura di sentirmi dare da chi dunque del diverso, dell'ammalato di cancro, è stato detto anche questo. Patteggerei, come disse il ministro della giustizia in quel di Pontida, una affermazione tipo gli uffici giudiziari devono essere disinfestati dai magistrati. Patteggerei insomma una serie di insulti purché questa riforma non diventi legge dello Stato. Perché questa riforma è veramente devastante, ma non per quanto riguarda l'assetto interno della nostra carriera, che potrebbe essere un tema non di interesse dei cittadini, ma per quanto riguarda, l'ha già detto bene il Presidente Brutti, il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Perché una magistratura non libera oggi può essere controllata da un governo di centrodestra, domani può essere controllata da un governo di centrosinistra. A me non importa chi controlla. A me importa esercitare la funzione giurisdizionale secondo dei parametri, rispondendo alla legge, ma per assicurare a tutti i cittadini il principio di uguaglianza, quello che è scritto nella Carta Costituzionale. Ecco perché io, per esempio, rappresentando Unità per la Costituzione, rivendico proprio questo orgoglio di avere scritto nel nome Costituzione. Questa Costituzione che tutti vogliono riformare, ma iniziamo ad attuarla, quantomeno nei principi generali, perché io non la vedo molto attuata questa Costituzione. Allora, vediamo il problema specifico del pubblico ministero. Il pubblico ministero è un organo di giustizia, non è un organo di parte. Non mi pagano a seconda delle condanne che ottengo. Se io vado in un dibattimento e chiedo una soluzione o una condanna, il mio stipendio è lo stesso, ve lo dimostro. Se io all'esito di un'investigazione non mi convinco che una persona debba essere processata, chiedo al giudice l'archiviazione. In questo senso il pubblico ministero è un organo di giustizia, non è un organo che a tutti i costi deve ottenere una condanna. Per farvi un esempio, avete visto mai un avvocato chiedere la condanna del proprio assistito? Mai. Avete invece visto dei pubblici ministeri in udienza chiedere l'assoluzione di alcuni imputati, quando si sono convinti dell'innocenza dell'imputato. Allora, c'è un principio, qui faccio una citazione un po' dotta e scusatemi, che è scritto nella nostra Costituzione, che è molto semplice. Allora, i magistrati esercitano, fra virgolette, un potere. Più questo potere viene diffuso, viene diviso fra i magistrati, minore sarà il controllo che altri potranno esercitare su questi magistrati. Questo del principio della diffusione del potere, che sembra una barzelletta scritta nella nostra Costituzione del 48, è un principio che risale addirittura al 1701, allorché venne scritto nell'atto Settlement inglese e che è stato ripreso dall'articolo 3 della sezione prima della Costituzione degli Stati Uniti d'America.
ma è un principio elementare, molto semplice. In qualsiasi struttura, se c'è un capo e ci sono dei sottoposti, controllando il capo si controllano i sottoposti. Allora, dal 1989, cioè da quando è entrato in vigore questo codice, il legislatore, quello che ha fatto le leggi nel 1989, ha inteso dare alle procure della Repubblica una diffusione del potere interno fra il procuratore e i singoli sostituti, che vantano un'autonomia anche rispetto al capo dell'ufficio. Oggi il procuratore della Repubblica non può dirmi cosa devo fare su un singolo procedimento, non me lo può togliere se io non faccio quello che lui mi dice di fare. È un concetto molto tecnico che si chiama designazione. Ebbene, in questa riforma si vuole andare nel verso opposto, si vuole cioè ritornare a quell'impianto verticistico per cui sostanzialmente il procuratore della Repubblica dispone di tutti i suoi sostituti. Attraverso un'ulteriore modifica per cui il procuratore generale, che è quello che sta nel secondo grado del giudizio, può esercitare i cosiddetti poteri di avocazione, cioè può prendere i procedimenti dall'ufficio di primo grado, si crea, come vedete, una piramide con 26 proconsoli, tanti sono, credo, distretti di corte d'appello, controllati i quali si controllano le attività dei singoli sostituti procuratori. Cerco di spiegarmi meglio. Se io oggi processo una determinata persona, con la riforma, tutti gli atti che io faccio riguardino la libertà personale, riguardino il sequestro di beni, per esempio, devono essere distanti dal mio procuratore della Repubblica, cioè ci vuole il suo assenso, perché lui diventa titolare esclusivo del potere di indagine che delega, quindi trasferisce al sostituto procuratore. Ma se il soggetto delegato, il sostituto procuratore, non fa quello che lui ritiene giusto, lui in qualsiasi momento può togliergli la delega, può togliergli il fascicolo di mano, può dirgli: tu roia, per questa persona chiedi l'archiviazione, se non la fai la faccio io, tu roia, per questa persona vai a processo e chiedi la condanna, se non lo fai lo faccio io. Allora voi vedete che togliendo l'autonomia al singolo sostituto procuratore si riesce a controllare, senza passare all'ulteriore fase che comunque io vedo necessaria a questo punto, perché questa riforma è prodromica, del controllo diretto del ministro sul procuratore della Repubblica. Io voglio essere molto franco: se dovesse passare una riforma di questo tipo, siccome non è detto che tutti a costituzione invariata, quindi senza separare le carriere, siccome non è detto che i magistrati siano degli eroi, magari sono pazzi ma non tutti sono eroi, può essere che fra questi 26 proconsoli della Repubblica ci sia qualcuno più suggestionabile degli altri, più facilmente, meno indipendente, più facilmente suggestionabile dal potere politico. E allora, se questo proconsole della Repubblica, per esempio, non volesse fare un'inchiesta come quella che è stata fatta a Genova sulle forze di polizia, questa inchiesta non si farebbe. Perché guardate, oggi il pubblico ministero, così come è strutturato, autonomo, indipendente, sia all'interno verso il suo capo, sia all'esterno, è il primo organismo che controlla la legalità di tutte le forze di polizia giudiziaria. È il primo filtro della verifica della legalità di tutto quello che viene fatto da chi opera con grande merito sulla strada. E da allora? Questo è un passaggio prodromico a quella che sarà la separazione delle carriere. Voi immaginate, in un sistema caratterizzato come il nostro da un bipolarismo partitico e politico, un pubblico ministero controllato dal ministro oggi dovrebbe procedere, faccio un esempio, contro tutti gli extracomunitari. Domani, a governo cambiato, dovrebbe o potrebbe procedere contro altri tipi di reati. E vi pare che questo non sia un attacco fortissimo allo stato di legalità? Quando si dice che altri sistemi, altri ordinamenti hanno questo tipo di impianto, innanzitutto si dice una cosa poco esatta, non voglio fare un excursus tecnico, ma bisogna vedere gli altri ordinamenti sociali, che tipo di storia hanno, che tipo di tradizione giuridica, che tipo di pesi e contrappesi all'interno di della democrazia hanno. Per esempio, si fa l'esempio degli Stati Uniti d'America, ma io ricordo che il Presidente degli Stati Uniti d'America è comparso davanti ad una corte inglese per una storia di sesso, cosa che qui non sarebbe nemmeno immaginabile. Allora c'è una cultura, una tradizione, un controllo anche per esempio della stampa diverso dal nostro sistema.
Ecco perché un pubblico ministero autonomo ed indipendente è garanzia anche per la libertà del giudice, perché il giudice è libero se può giudicare di tutti i fatti che sono previsti astrattamente dalla legge come reati. Un'ultima considerazione di tipo aziendalistico. Sta passando questo concetto un po' aziendale della giustizia. Questa riforma prevede l'eliminazione dei ruoli degli aggiunti. Il collega Armando Spataro, che è aggiunto in procura, verrebbe cancellato. E questo voi dite, forse sarebbe bene, non lo so. Comunque, verrebbe meno la figura intermedia. Ci sono delle procure della Repubblica, tipo Milano, dove e ci sono 80 sostituti. Io il mio procuratore riesco a intravederlo circa una volta al mese, ma proprio per casi estremi. Allora voi ditemi, in quale azienda, visto che stiamo applicando un concetto aziendalistico, esiste un solo amministratore delegato, il procuratore della Repubblica, e tutti gli operai o tutti gli impiegati, senza quadri intermedi. Come vedete è una riforma che va anche contro il principio dell'efficienza, perché vuole in qualche modo condizionare l'esercizio dell'azione penale. Quindi non rendere più libero il pubblico ministero e conseguentemente il giudice, perché se il giudice giudica di determinati fatti che sono scelti da altri, non è più un giudice libero ed indipendente. Chiudo dicendo che fare i magistrati oggi è molto difficile. Noi viviamo un grande clima di sofferenza, anche perché ci sono problemi che non vi stiamo a rappresentare, di mancanza reale di risorse. Ci sono delle procure nel distretto di Firenze che non avevano più la carta per fare le fotocopie. È stata adottata una circolare e sono stati trovati dei fondi. Quindi veramente il Ministro della Giustizia sta in questo senso tagliando per sua stessa missione i fondi, perché non vuole investire in una macchina che non produce. E allora vorrei anch'io rispondere in questo senso. Io non sono matto, io credo di essere addirittura di più, perché oggi fare i magistrati e fare soprattutto i segretari queste famose correnti della magistratura, io credo che se passasse questa riforma noi domani saremmo tutti sotto procedimento disciplinare, visto lo spirito dell'iniziativa. Allora io dico che sono masochista, e purtroppo lo dico perché faccio il magistrato, faccio il segretario di una corrente, e anche purtroppo perché sono interista, e quindi in questo contesto dicevo un giornalista collega di Marco Travaglio, meno male che c'è l'Inter e Berlusconi, altrimenti al VAR non sapremmo di cosa parlare. Grazie. Scusa Claudio, ti rubo la parola con una piccola, abbiamo due piccole interruzioni pubblicitarie. No, l'Inter credo che non abbia voi. Piccola interruzione pubblicitaria. Il nostro debito per ora non è calato neppure di un euro. Allora, adottando, vi aiuteremo a essere generosi, adottando una metodologia che alcuni girotondini hanno imparato quando erano chierichetti, passeranno delle cassette tra di voi. Bravo. C'è sempre la rapina eventualmente, possiamo fare qualche cosa. Questo sarà un caso. Secondo piccolo spot pubblicitario, come avete visto ci sono delle telecamere. Una sintesi di questa serata, una sintesi di 48 minuti, andrà in onda il 25 ottobre in una puntata speciale della trasmissione di Gianfranco Mascia, che è il signore qui davanti a me, Olè, sul canale satellitare Oasi TV. Non vi leggo le specifiche tecniche per trovare il canale, le troverete sul nostro sito www.varesegirotondi.it domani. Dopo il 25 ottobre sarà trasmessa invece su un circuito di TV locali, e anche questi vi diremo quali saranno, se andrete a controllare sul nostro sito, andrà in onda dopo il 25 ottobre. Infine, una cassetta della serata sarà disponibile nei prossimi giorni e è possibile prenotarla all'uscita dei nostri banchetti, durerà 70 minuti e ha un costo veramente promozionale di 10 euro. Grazie, e anche Tiso non si vede sul porta a porta, questa cosa non si vede. Allora, la libertà di manifestazione del pensiero dei magistrati e la libertà di associazione dei magistrati, voi sapete, sono due concetti, due principi nei quali si sta battendo ironicamente Sandro Bondi soprattutto,
Ce ne parlerà Armando Spataro, segretario nazionale del Movimento per la Giustizia e procuratore aggiunto a Milano. Per ora. Cioè parlo dal quadro intermedio, come giustamente ha detto Fabio. Dunque, intanto anch'io, come gli altri colleghi, intendo ringraziare Varese Girotondi per la bellissima iniziativa, che è nata un po' commentando tra noi queste sparate, cui non è che ci siamo poi tanto abituati, vorrei che fosse chiaro anche questo, perché certo uno si chiede di fronte a queste offese, spesso viene la volgarità, se si debba rispondere, con quale tono, forse ci sarebbe da pensare che il silenzio sia la migliore risposta. In realtà non è così, perché è evidente che ci troviamo di fronte non a provocazioni estemporanee, ma come dire a un progetto molto ampio che viene da lontano. Quindi grazie a voi, grazie agli accademici, grazie ai giuristi che si stanno mobilitando. Le frasi che abbiamo sentito in questi mesi, forse direi anche in questi ultimi due anni, non lasciano a mio avviso spazio a posizioni terziste, come qualcuno ha efficacemente detto. Le frasi credo che sono ricordate da tanti, ma non è solo quella dell'insulto volgare, quella che pesa. Io per esempio rammento una frase che mi ha ferito più di altre, quella che il Presidente del Consiglio, uscendo da una riunione del Consiglio dei Ministri, disse ad un giornalista che voleva sapere se si fosse parlato di processi milanesi. Rispose: no, abbiamo parlato di criminalità, non di criminalità giudiziaria. Poi ricordo ovviamente come la magistratura sia stata trascinata sullo scenario europeo, anche con una buona dose di arroganza, quando il Premier dinanzi al Parlamento europeo a Strasburgo ha parlato di leggi fatte per contrastare l'azione politica dei magistrati, aggiungendo che in fondo erano solo tre le leggi ad personam varate in Italia, così come dire rivendicando il diritto a un certo numero di leggi ad personam, evidentemente secondo la sua logica. Abbiamo davvero davanti a noi un attacco ossessivo portato avanti, perché? Perché evidentemente in nome di quella che non io ma costituzionalisti e studiosi comunque della realtà definiscono la dittatura della maggioranza, si vuole eliminare questa funzione di controllo di legalità, che è una funzione di bilanciamento in una democrazia essenziale che esercita la magistratura. Vorrei dire che a fronte della gravità di queste iniziative e di queste offese mi è capitato, scusate la citazione personale, di commentarle affermando che era giunto il momento di reagire in forme anche impensabili fino a questo momento. Intendevo riferirmi a manifestazioni come queste. Un parlamentare della Repubblica, Cola di AN, ha rivolto un'interrogazione al parlamentare, al ministro, perché indaghi su quello che evidentemente ipotizzavo la risposta a quella interrogazione, siete voi. La storia del disegno di legge delega per questa frase, vedremo cosa risponderà dopo le sue indagini evidentemente il ministro Castelli. Gli ispettori sono a sua disposizione non solo per il fascicolo 95-20. È stato già ricordato dal Presidente dell'Associazione come questa storia di queste riforme è una storia che viene da lontano ed è una storia di un continuo innalzamento del livello di scontro, perché i primi progetti sono stati sempre peggiorati in proseguo di tempo, normalmente all'indomani di sentenze sgradite. Il ministro ha lavorato a lungo con i suoi quattro saggi su questa politica dei saggi, in Valcadore o via Renola, bisognerebbe anche soffermarsi un attimino, ma ha lavorato a lungo per mesi e una volta varato il maxi emendamento si è stati capaci, questo era francamente impensabile, di peggiorarlo, perché quanto è avvenuto il 25 settembre nella sede della Commissione Giustizia del Senato era francamente al di fuori anche della più fervida immaginazione. Poter pensare cioè di peggiorare un progetto già pessimo era impensabile, ma questo è avvenuto ed è avvenuto ignorando totalmente i rilievi che l'Associazione Magistrati e il Consiglio Superiore hanno più volte mosso a progetti che hanno affrontato non in un'ottica di scontro, come è stato ricordato, ma in un'ottica di confronto e con il desiderio di fornire un contributo da tecnici all'elaborazione della riforma ordinamentale. Totalmente ignorati, l'ultimo salto di qualità all'indomani della sentenza di Nisir, ricorderete
le polemiche oltre che le accuse, ci troviamo poi in Commissione Senato, Commissione Giustizia al Senato, di fronte agli emendamenti che vengono da un ex magistrato che si chiama Bobbio e che è stato eletto in quota AN, perché come diceva Roia, è vero che ci troviamo oggi tutti catapultati sullo scenario politico e collocati non solo a sinistra ma tra i pazzi estremisti, però in realtà se si va a vedere in Parlamento, credo che i più attivi per la parte politica che gode la maggioranza sono esattamente un nutrito gruppo di magistrati che è mosso da un eccesso di zelo francamente degno di miglior causa. Perché dovete sapere, e questo è il tema che mi viene affidato, che è stato previsto, grazie a questo emendamento, tra l'altro, un nuovo illecito disciplinare, cioè che autorizza la promozione dell'azione penale e la punizione con sanzioni. Un illecito disciplinare che è così scritto, e la previsione riguarda l'iscrizione o l'adesione dei magistrati a partiti politici, comunque gli stessi siano organizzati, e quindi ivi inclusi movimenti o associazioni o enti che perseguono finalità politiche o svolgono attività di tale natura, nonché la partecipazione a loro attività o iniziative di carattere interno, ovvero ad ogni altra che non abbia carattere scientifico, ricreativo, sportivo o solidaristico. Allora, va da sé che tutti i presenti sarebbero portati immediatamente a rispondere in sede disciplinare della partecipazione a questo dibattito. Certo, fa pensare che questo emendamento venga da un magistrato che, mentre era la Procura della Repubblica di Napoli, ha scelto la strada della militanza politica, evidentemente ci ha ripensato un po' ai guasti che può produrre questa scelta, e quindi prevede un illecito disciplinare di questo tipo. Vorrei che fosse chiaro, l'Associazione Nazionale Magistrati e tutti noi non contestiamo l'idea della grave inopportunità dell'iscrizione ai partiti politici o dell'assunzione di cariche politiche, tanto che lo statuto dell'Associazione Nazionale Magistrati prevede la incompatibilità ad essere associati per chi sia iscritto a partiti politici o abbia assunto incarichi o cariche in partito o formazioni partitiche. Non è dunque la iscrizione ai partiti politici che ci spaventa, quanto il sacrificio di vere e proprie libertà, di veri e propri diritti inalienabili del cittadino, previsti dalla Costituzione: il principio di libertà di associazione, di libertà di manifestazione del pensiero. Certo, il magistrato è un cittadino che ha particolari doveri, che quindi deve essere tenuto a una particolare moderazione nei suoi interventi, ma qui la ratio è altra di questo divieto. Si vuol far pensare, cioè, che gli interventi dei magistrati in pubblici convegni, in pubblici dibattiti, magari critici, fieramente critici nei confronti della materia che li riguarda, cioè delle scelte di politica giudiziaria, equivalgano ad una presa di posizione, ad una precisa collocazione politica contro qualcun altro. Ecco l'idea che si vuole passare. Gli interventi tecnici e le partecipazioni ai dibattiti determinerebbero, secondo gli ideatori di questa trovata, sfiducia dei cittadini, che a mio avviso pare evidente, e invece alimentata da questa ossessiva campagna di denigrazione che viene portata avanti con tecniche da vero e proprio marketing. In realtà i magistrati non hanno solo il diritto, hanno il dovere di offrire il contributo della loro conoscenza tecnica al dibattito che riguarda i temi della giustizia e della legalità costituzionale. Non è concepibile che si persegua il fine di isolare i magistrati dalla realtà in cui vivono, di escludere la possibilità di sentire la loro voce, di penalizzare il dibattito sui temi di loro competenza. Il dibattito va sviluppato riccamente in ogni sede, quello stesso dibattito che è mancato nella Commissione Giustizia del Senato, dove in 100 minuti sono stati liquidati decenni di storie, di riflessioni, di elaborazioni scientifiche. No, si vuole il magistrato avulso, il magistrato impedito dal partecipare a dibattiti che abbiano, ripeto, valenza sulle e diretti riflessi sulle loro competenze. Ma pensate, sarebbe evitata anche la stessa partecipazione all'Associazione Magistrati,
si può negare, cioè che dibattiti come questi o come quelli che l'associazione spesso sollecita riguardino le scelte di politica giudiziaria che si fanno in un certo contesto storico? No, si prevedono soltanto manifestazioni a carattere ricreativo, sportivo, solidaristico o scientifico poi. Se un dibattito scientifico lo organizza un partito politico è legittimo? Abbiamo bisogno dell'elenco delle associazioni ammesse ad organizzare dibattiti scientifici da noi praticabili? E le manifestazioni sportive, guardate, forse qualcuno degli amici presenti sa che a me, io sono un appassionato di corsa, ho partecipato a delle corse campestri con delle magliette per esempio inneggianti alla pace, ho persino partecipato ad una corsa campestre con una maglietta dell'ispettorato del Ministero di Giustizia, sì, credetemi, quello stesso ispettorato che ha poi portato avanti l'ispezione sul fascicolo 9520, che qualcuno potrebbe ritenere magari ispirato politicamente. Sarebbe forse illecito disciplinare partecipare ad una manifestazione sportiva con scritte inneggianti a temi sociali? E allora si dice il magistrato parla solo con le sentenze. La verità è che, al di là del fatto che non si tollera di essere giudicati, i magistrati subiscono attacchi e offese proprio per le loro sentenze. Basti pensare a quello che è avvenuto ai giudici del processo di Misir, i quali hanno taciuto per anni offese, dinanzi a offese personali che li riguardavano, e hanno poi scritto una sentenza in cui hanno contestato punto per punto l'oggetto di queste accuse. Sono stati attaccati perché non le sentenze non potevano neppure essere scritte in questa maniera. Allora la verità è che con le regole sull'interpretazione delle leggi di cui parlerà Davigo, si vuole militarizzare la magistratura, limitandone la partecipazione alla vita sociale, la si vuole carcerizzare. Noi vi chiediamo, e lo chiediamo soprattutto ai giuristi, di aderire all'appello dei professori universitari che è stato diffuso il 9 ottobre contro questa barbarie del diritto, ma chiediamo a tutti i cittadini di essere vicini alla magistratura. La magistratura oggi è unita da questo attacco che subisce e cerca il rapporto tecnico con il mondo dei giuristi, ma non possiamo essere soli con loro a portare avanti questa battaglia, che è una battaglia di resistenza. Se potete, siate con noi il 22 a Roma. Le regole dell'interpretazione della legge. La legge va interpretata. Cos'è l'interpretazione creativa? Ce ne parla Pier Camillo Davigo, esponente di rilievo di magistratura indipendente e presidente di Corte d'Appello a Milano. Magari. Non ancora? No, magari. Non è vero. Consigliere, 17. Devo fare una premessa. Tempo fa ho visto un bellissimo film, Beautiful Mind, in cui il protagonista, affetto da una grave patologia psichiatrica, trova la strada della lucidità rendendosi anzitutto conto della patologia psichiatrica che lo affligge. Sotto questo profilo, per quello che tra poco vi dirò, io sono sulla via di guarigione. I miei colleghi, con qualche tardo accenno di Roy alla fine, invece vivono ancora nel delirio in cui anch'io sono vissuto a lungo. Pensate che in passato mi ero convinto, nel mio delirio di persecuzione, che il Parlamento facesse leggi per impedirmi di fare i processi che mi erano stati assegnati. Essendomi toccato in sorte con alcuni colleghi di fare determinati processi, avevo rilevato una certa singolare coincidenza, che ovviamente era frutto del mio delirio, tra determinati accadimenti processuali, tra determinati atti compiuti e leggi approvate dal Parlamento. Per esempio, venne arrestato un soggetto in flagranza di false informazioni al pubblico ministero e fu vietato da quel momento in avanti di arrestare i soggetti per false dichiarazioni al pubblico ministero. Per esempio, la maggior parte degli imputati di corruzione, intesi come corruttori, rendevano confessione e patteggiavano, uscivano dal procedimento, fu cambiato l'articolo 513 per impedire, ritenevo io nel mio delirio, di utilizzare le loro dichiarazioni. E il mio delirio era tale che trovavo delle spiegazioni a tutto questo, ma su questo tornerò fra un momento. Venendo invece all'aspetto che mi è stato indicato di trattare, quello della interpretazione, cercando di uscire da questo mio delirio, di mantenere la lucidità, vi devo dire che il progetto di legge delega che è stato emendato davvero non sembra che sia stato un soggetto che ha fatto magistrato a scriverlo, perché un dibattito. Forse abbiamo avuto storie professionali diverse, siamo vissuti probabilmente in mondi diversi,
l'avranno impiegato le Nazioni Unite da qualche altra parte, non lo so, poi le Nazioni Unite magari le ha. Perché che cosa scrive? Diventa illecito disciplinare l'attività di interpretazione di norme di diritto che palesemente e inequivocabilmente siano contro la lettera e la volontà della legge o abbiano contenuto creativo. Distinguiamo le due ipotesi. Palesemente e inequivocabilmente contro la lettera e la volontà della legge. Ma quali leggi ha visto fino adesso? In un paese dove la legge sull'aborto si chiama norme a tutela della maternità. In un paese in cui, per esempio, c'è un reato che ha dato luogo a un contrasto giurisprudenziale solo recentemente risolto dalla Corte di Cassazione, che è emblematica della incapacità di trovare sintesi in sede politica scaricandole sui giudici, salvo poi dire che non interpretano la legge secondo la volontà della legge, che non si sa quale sia, posto che l'hanno votata magari all'unanimità, ma ognuno attribuisce un significato diverso. Allora, non si sa se deve essere punita o no in questo paese l'immigrazione clandestina. Allora, nell'incapacità di scegliere, hanno inventato un reato che dice che è punito il cittadino extracomunitario che, richiesto da un pubblico ufficiale, non esibisce il passaporto. Ora, che succede degli immigrati clandestini che il passaporto non ce l'hanno? Due scuole di pensiero. Quelli che dicono non avere il passaporto non è un giustificato motivo, quelli che dicono come fa a esibirlo se non ce l'ha. E la diatriba è andata avanti a lungo tempo fino a quando la Corte di Cassazione ha deciso che questo vale solo perché il passaporto ce l'ha e non lo vuole esibire. Perché altrimenti se il Parlamento avesse voluto istruire allora bisogna fare il procedimento disciplinare alla Corte di Cassazione, cioè non a tutta la Corte, ai magistrati che hanno deciso così, perché è palesemente contro la volontà e la lettera della legge come la interpreta una certa parte politica. D'altro canto, l'altra interpretazione è palesemente contro la lettera e la volontà della legge come la interpreta l'altra parte politica. E quindi diventa difficile anche per chi come me è sulla strada per ritrovare la lucidità orientarsi in questo ginepro. Secondo aspetto, abbia contenuto creativo. Una delle prime cose che mi hanno insegnato quando studiavo istituzioni di diritto privato delle giovani matricole erano le regole di interpretazione della legge, tra queste l'analogia. C'è l'analogia, ce l'hai quando un caso non è regolamentato dalla legge, allora tu devi trovare una legge che regolamenti un caso analogo per applicare, e non è contenuto creativo questo. Adesso ho scoperto che l'analogia che è indicata nelle disposizioni sulla legge generale, nella premessa del codice civile, diventa un illecito disciplinare. Mi hanno imbrogliato per 30 anni. Ma vedete, c'è di più di peggio, perché siccome io faccio il magistrato nel settore penale ormai da 25 anni, adesso poi magari consiglio inventare delle regole per cui bisognerà cambiare, andare al civile o fare, però io ho fatto il giudice civile per un brevissimo periodo della mia attività professionale, poi ho sempre operato nel settore penale, dove fortunatamente l'analogia non c'è, almeno nel diritto penale sostanziale, processuale sì, ma c'è però l'interpretazione estensiva. L'interpretazione estensiva non sembrerebbe entrare nella creatività, però non sono sicuro. Perché è una cosa che preoccupa anche l'interpretazione estensiva, tanto che nelle bozze Boato la volevano vietare, volevano cambiare la Costituzione per dire che in materia penale era vietata l'interpretazione estensiva. E in materia penale analogia non c'è, come vi dicevo, ma volevano mettere anche questo divieto. Io, che non ero lucido, come dicevo prima, mi ero messo in testa che facesse parte del complotto universale contro i nostri processi. Perché siccome la Corte Costituzionale prima, facendo il processo Loki, e la Corte di Cassazione poi avevano dato una certa lettura del delitto di corruzione propria, che la sganciava dalla individuazione del singolo atto, per farvi rientrare anche il pubblico ufficiale a libro paga o il pubblico ufficiale pagato per il risultato finale, dicevano che questa era un'interpretazione estensiva. E allora io nel mio delirio dicevo: vogliono cambiare la Costituzione perché così questi vengono assolti. Pensate un po'. E magari prestavo fede al mio collega Marcello Maddalena, che aveva fatto questo esempio di interpretazione estensiva che si voleva vietare nella Costituzione. Articolo 575 del Codice Penale: chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21. Interpretazione estensiva: anche chi cagiona la morte di una donna.
sembra una battuta, ma non è così, perché il termine uomo può essere interpretato restrittivamente come appartenente alla specie umana maschio, non giovane, non vecchio, oppure in senso estensivo come qualunque appartenente alla specie umana. La differenza fa un procedimento disciplinare, solo che non ho capito in che senso, perché questo è il dramma. E allora la questione merita ancora qualche breve cenno. Vedete, in generale succede che molti professori di università facciano gli avvocati, e sempre in generale succede che siano avvocati bravi, ma anche costosi. Siccome una mia teoria, e cioè che gli imputati ricchi e potenti, e qualche volta è più facile essere ricchi se si è colpevoli che se si è innocenti, gli imputati ricchi e potenti tendono a essere difesi da professori d'università, i quali, non fosse altro che per non sentirsi contestare nella sentenza dal giudice o nel repositorio del pubblico ministero di aver scritto nei loro manuali cose diverse da quelle che dicono in udienza, tendono a scrivere le stesse cose che dicono in udienza. E allora ci sono delle cose divertentissime, perché se voi per esempio andate a vedere la dottrina e poi l'effetto nefasto che questa dottrina ha avuto sulla giurisprudenza che si è uniformata adesso, trovate delle cose divertentissime. Vi faccio due esempi. Primo esempio: il pubblico ufficiale è definito dal codice penale, il concetto di pubblico ufficiale è detto legge penale. Se si va a vedere dottrina e giurisprudenza, quando trattano del pubblico ufficiale come soggetto passivo del reato, per esempio l'oltraggio, quando c'era la resistenza, la violenza o minaccia a pubblico ufficiale, sono pubblici ufficiali pressoché tutti. Ci sono sentenze che dicono l'arbitro di calcio è un pubblico ufficiale, quello che fuori i biglietti sul treno è un pubblico ufficiale, chi c'è la legge, il dipendente della via dell'oltraggio è un pubblico ufficiale. Quando si discute del pubblico ufficiale come soggetto attivo del reato, per esempio concussione o corruzione, succede un miracolo: nessuno è pubblico ufficiale. Per esempio, ci sono interessanti articoli e persino una sentenza fortunatamente ricordata in appello che sosteneva che il segretario particolare del ministro non era un pubblico ufficiale, evidentemente confondendo il segretario della persona fisica che fa il ministro, il segretario a casa sua, con il segretario che sta al ministero, che è detentore del segreto d'ufficio e del segreto tenuto, che è incaricato di trasmettere all'esterno la volontà del ministro. Oppure c'era un reato, la frode fiscale, che la precedente maggioranza ha tempestivamente abolito e comunque ridotto a parametri più elevati, hanno introdotto anche in materia fiscale la modica quantità che vogliono togliere dalla droga, hanno messo un falso in bilancio che non è... sono cose che faccio fatica a capire. Allora, la frode fiscale diceva, l'articolo 4 numero 7 della legge 580, non stiamo a citarla, diceva che era punito con la reclusione da 6 mesi e 5 anni chi nella dichiarazione dei redditi e nella contabilità simulava componenti negative del reddito e dissimulava componenti positivi. Non diceva altro, simulava e dissimulava, cioè voleva dire non le scriveva o scriveva delle robe non vere. Sembrava un'interpretazione facile, no? Che se uno si discosta è interpretazione creativa. Cosa diceva la dottrina? No, mica è facile così. Simula e dissimula sono delle parole brutte che vogliono, implicano qualcosa di fraudolento. Dopodiché, quando si andava a vedere quanto doveva essere fraudolento quel fraudolento che nella norma non c'era, in concreto nulla era mai abbastanza fraudolento da integrare la frode fiscale. Se invece si va a vedere dottrina e giurisprudenza in tema di 625 numero 2 codice penale, mezzo fraudolento nel furto, la fraudolenza c'è sempre. Sei entrato da una finestra invece che dalla porta, mezzo fraudolento. Perché? Perché si deve entrare dalle porte e non dalle finestre. Se senti fraudolento, sarà strano, sarà stravagante, ma non fraudolento. No, è fraudolento. E invece per la dichiarazione di redditi falsa non è mai fraudolento niente. Allora, in un mondo scippato, con un legislatore che legifera, come abbiamo detto prima, legge sull'aborto intitolata norme a tutela della maternità, in un contesto in cui la dottrina non dà una mano, prevedere come illecito disciplinare una cosa di questo genere significa semplicemente trasferire la funzione di nomofilachia dalla Corte di Cassazione, perché il procedimento disciplinare lo possiamo fare pure a quelli della Corte di Cassazione. Chi ha detto di no? Si creerà una strana situazione, perché poi sono giudici di ultima istanza anche sul procedimento disciplinare, quindi annulleranno le sentenze che condannano i membri della Cassazione. Ma si verificherà questa cosa curiosa, che passerà l'interpretazione della legge intesa come funzione di nomofilachia alla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, la quale dovrà adottare un'interpretazione corretta a cui tutti i magistrati si dovranno attenere per non incorrere nella interpretazione contro la lettera e la volontà della legge, che più delle volte non si sa quale sia,
e che abbia contenuto creativo. Ma vedete, sempre nel mio delirio che mi induce a pensare che tra le altre cose questo contrasti con un principio costituzionale, e cioè che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, quindi non all'interpretazione che può dare della legge un organo disciplinare, ma essere soggetti soltanto alla legge significa che devono avere la libertà di interpretarla. Ho ritenuto di trovare conforto, ma adesso spero di rinsavire, sono anzi ansioso di sentire chi, cosa verrà detto dal cultore di un'altra branca del sapere, dalle Nazioni Unite. Perché mi è capitata una roba che mai avrei creduto. Quando ero ragazzino leggevo come molti romanzi di saga, ed ero dell'idea della Malesia come un posto esotico. Questo giorno è venuto a sentirmi come componente della giunta intellettuale un giudice malese mandato dalle Nazioni Unite preoccupate per l'indipendenza della magistratura italiana. Allora io portavo sempre più nel mio delirio. Questo signore, che mi sono portato il nome perché se no non riesco a ricordarlo, si chiama Dato Sparan Kumarasawami, che è stato bravissimo perché ha fatto dei rapporti molto puntuali, ha scritto delle cose che mi fanno pensare che forse, trattandosi di un giudice, il nostro Presidente del Consiglio ha ragione, ma non si riferisce solo ai magistrati italiani, si riferisce ai magistrati nel mondo. Tutti quelli che fanno i giudici o il pubblico ministero, perché si possono, come qualsiasi altro cittadino, avvalersi di tutti i diritti di cui dispone la difesa dal momento in cui si trova in una posizione di potere, ogni ritardo del processo verrà percepito come sospetto e potrebbe nuocere all'integrità del sistema giudiziario. E infine il delirio più puro: le decisioni delle corti devono essere rispettate. Mentre queste decisioni possono essere commentate e anche criticate, i giudici che emettono le sentenze non devono essere attaccati o sottoposti a forma alcuna di calunnia da nessuna persona o istituzione. Qualora le decisioni dovessero essere ritenute scorrette, si possono invocare i procedimenti di appello appropriati. Mi ha salvato il commento del nostro Ministro della Giustizia, che quando ha letto il rapporto ha commentato: aveva un interprete comunista e ha parlato solo con lui. Dopo spero che ci siano degli interventi del pubblico. Alessandro Amadori è uno psicologo, ricercatore di mercato, e credo che ci parlerà della psicologia del nostro amato premier, anche perché è autore di un libro che si chiama Mi consenta. E a questo proposito ho un ricordo che vorrei sottoporgli. Quando ero qualche anno fa direttore di Cuore, allegammo a Cuore una falsa lettera di Berlusconi nel 94, Berlusconi scendeva in campo, e la lettera, grosso modo, adesso a memoria, era perfetta, era simile a una vera lettera con firma Silvio Berlusconi, che diceva: noi invitavamo tutti quanti i nostri lettori di fotocopiare questa lettera e di depositarla nelle caselle postali e nelle caselle dei vari condomini. E lei diceva, al nostro modo: caro condomino, e lei non lo sa, ma questo palazzo è mio, appartiene a una mia società, lei non lo sapeva, comunque non si preoccupi, perché io adesso scendo in campo, non posso più occuparmi dei miei affari, quindi la situazione non cambierà. Certo che dovessi perdere le elezioni, mi occuperò ancora dei miei affari, e volevo comunicarle che nel progetto della società c'era quello di vendere questo palazzo, di distruggerlo, di venderlo alla società Autostrade, che ci farà un casello autostradale e uno svincolo. Si comporti lei di conseguenza. Fummo naturalmente querelati, perché, diceva la cosa, la lettera è verosimile. Lettori. Alessandro Amadori, che vuol dire tutto ciò? Intanto buonasera a tutti e grazie al pubblico che è qui questa sera, e grazie soprattutto agli organizzatori di questa serata, innanzitutto divertente. Io mi sono divertito molto, è stata molto piacevole, e sono anche un po' emozionato a concludere
un giro di tavolo così, così autorevole e ripeto anche così simpatico. Quindi grazie a tutti, io mi occupo di comunicazione, di ricerche di mercato e di comunicazione, ma sono innanzitutto uno psicologo regolarmente iscritto all'Albo e tra l'altro gli albi sono governati, come sapete, dal Ministero di Grazia e Giustizia, quindi sono anch'io soggetto in qualche modo al controllo del Ministro Castelli. Quindi da psicologo regolarmente abilitato alla professione vorrei innanzitutto rassicurare il dottor Davigo. La mia impressione da studioso è che i giudici non sono affatto matti e cercheremo di dimostrarlo in due modi. C'è una dimostrazione empirica e c'è una dimostrazione logica. La dimostrazione empirica, e sto parlando seriamente, non è sul filo di ironia che mi esprimo, la dimostrazione empirica è data dal bassissimo tasso di disturbi, dai suicidi ad altre forme di disagio mentale, nella specifica sottopopolazione dei giudici. Quindi in realtà è una popolazione molto stabile dal punto di vista caratteriale. Direi che è una delle oasi in cui meno frequenti sono gli episodi di tipo patologico, per cui il dato empirico è assolutamente contrario alla tesi che i giudici siano mentalmente disturbati. Ma poi, seguendo il filo del paradosso che ha animato questa serata, se ammettessimo che sono matti arriveremo a una conclusione paradossale. Quindi attraverso la cosiddetta dimostrazione per assurdo in matematica arriviamo a un'ulteriore conferma che i giudici non sono matti. Se fosse vero che sono matti arriveremo a dimostrare quello che chiamerei il teorema di Travaglio, il corollario di Travaglio, il lemma di Travaglio, una cosa del genere. Se fosse un linguaggio matematico diremmo appunto il teorema di Travaglio, che potrebbe essere la versione giudiziaria del famoso ultimo teorema di Fermat. Sapete la storia dell'ultimo teorema di Fermat in matematica. Allora, supponiamo che sia vero che i giudici sono mentalmente disturbati. Se i giudici sono mentalmente disturbati, innanzitutto dovremmo dedurre che sono mentalmente disturbati tutti coloro che eseguono gli ordini dei giudici, essendo consapevoli oltretutto, perché questa è l'altra parte della tesi, i giudici sono mentalmente disturbati, lo sanno tutti e io sono stato l'unico ad avere il coraggio di dirlo. Quindi la proposizione doppia, la proposizione del Premier sulla poca salute mentale dei giudici: sono disturbati mentalmente, in più tutti lo sanno e è unanime consenso che lo siano. Se non è questo, dovremmo dedurre che tutti coloro che fanno eseguire gli ordini dei giudici siano mentalmente disturbati, quindi arriveremo ad includere innanzitutto tutto il personale esecutivo dell'apparato giudiziario, in particolare l'intero complesso delle forze dell'ordine. Anche loro dovrebbero essere mentalmente disturbati se lo fossero i giudici, in quanto esecutori fedeli degli ordini di soggetti mentalmente disturbati. Anzi, quanto più un appartenente alle forze dell'ordine esegue gli ordini della magistratura, tanto più dovremmo dedurne che è mentalmente disturbato. Ma allo stesso modo, per estensione, arriveremo a dimostrare che sono mentalmente disturbati tutti i cittadini che rispettano le leggi, in quanto prestano a obbedire alle leggi e a rispondere dei loro comportamenti alle forze dell'ordine e ai magistrati, pur sapendo che gli artefici di questo meccanismo sono a loro volta mentalmente disturbati. A monte del meccanismo dovremmo dedurre che sono mentalmente disturbati anche tutti gli uomini che siedono in Parlamento, perché coscientemente producono delle leggi che poi affidano per l'esecuzione e il controllo a soggetti mentalmente disturbati. Quindi arriveremo per estensione a dimostrare che sono tutti mentalmente disturbati, tranne appunto coloro che violano le leggi, tranne i ladri, gli assassini, gli stupratori e i violatori del codice civile e penale. Quindi abbiamo dimostrato quello che sembrava un paradosso, cioè l'ultimo teorema di Travaglio. È chiaro che siamo nell'ambito della paradossalità più pura. E allora la domanda è: perché, tornando a parlare come dire più seriamente, perché sono state fatte delle affermazioni paradossali? Cioè, perché noi stessi siamo qui stasera a discutere di qualcosa che nasce da un'affermazione palesemente assurda? Cioè, perché siamo nel regno dell'assurdo? Perché un Presidente del Consiglio dice una cosa palesemente assurda dal punto di vista empirico e dal punto di vista logico? Le spiegazioni sono molte e porterebbero via tutto l'intervento. Sicuramente c'è in atto nel nostro Paese, e non solo nel nostro Paese, un grande conflitto tra poteri. Tra direi il potere della norma e il potere della libera espressione degli impulsi. In termini freudiani c'è una sorta di conflitto fra il superio collettivo della specie umana e quello che Freud chiama appunto l'ess collettivo, fra principio di piacere e principio di realtà. Non riguarda solo il nostro paese, da quello che so anche in altri paesi è nato un analogo scontro, direi quasi titanico, epocale, fra queste due macroforze dell'inconscio collettivo: il principio del rispetto delle norme e il principio della libera espressione dei propri impulsi.
È nata una guerra di fatto tra macro tendenze socio-psicologiche, e è chiaro che nell'ambito di questa guerra vengono utilizzati tutti i mezzi, compresa la diffusione di informazioni palesemente o affermazioni palesemente assurde. Non è del resto la prima affermazione che si sente dire da fonti governative sulla assurdità, diciamo così, del comportamento dei magistrati o sulla non legittimità del loro potere. Un'altra affermazione paradossale che ricorderete tutti è: i giudici non hanno, come dire, diritto a essere riconosciuti come un potere forte, autorevole, perché non sono stati eletti. Non essendo una carica elettiva quella del giudice, ma essendo una carica che si ottiene per concorso, non hanno un vero potere, cioè il potere veramente legittimo è il potere di chi viene eletto. Umberto Eco ha confutato con argomenti logici questa tesi, anche qui rimangono dei paradossi, cioè se è vero che i giudici non hanno un potere forte quanto quello per esempio dei politici perché non sono stati eletti, arriveremo a delle conseguenze paradossali. Per esempio, io non dovrei più rispettare gli ordini, diciamo, o le norme e soprattutto le indicazioni delle stesse forze dell'ordine, in quanto non elette ma semplicemente nominate per concorso o con altra formula, in quanto non elette le forze dell'ordine non dovrebbero avere autorità. Io dovrei rispondere solo a chi è eletto, e quindi la gente da postrada che mi ferma per controllare la patente non dovrebbe avere autorità su di me. Io non dovrei andare dal medico, non dovrei fidarmi dei medici perché i medici non sono stati eletti, quindi la loro competenza e la loro autorità non è un'autorità veramente forte. Non dovrei fidarmi degli insegnanti miei o di mio figlio, in quanto anche loro non sono arrivati al ruolo che ricoprono attraverso un'elezione, e così via. Cioè, in altre parole, arriveremo a delle conseguenze veramente assurde. Lo stesso Presidente del Consiglio non dovrebbe essere riconosciuto come autorevole nelle sue aziende o nelle aziende che controlla, in quanto nelle sue aziende non ha raggiunto la carica che ha avuto per elezione, ma l'ha raggiunta in quanto portatore di capitali necessari alla costituzione dell'azienda. Quindi arriveremo al paradosso che persino Silvio Berlusconi nelle sue aziende non avrebbe un potere legittimo, in quanto eletto come un politico non lo è invece all'interno dei suoi ruoli aziendali. Quindi è il secondo attacco assolutamente paradossale. Ecco, è chiaro che c'è una guerra comunicativa che si gioca sul filo del paradosso. Quindi perché c'è stata una causa al buon Sabelli che ha fatto un'iniziativa molto simpatica? Proprio perché giochiamo sul filo del paradosso, e la sua iniziativa paradossale rischia paradossalmente di diventare reale. Cioè, siamo in una situazione di conflitto in cui avvengono continuamente dei meccanismi di rovesciamento della realtà. Cioè, aver affermato che i giudici sono pazzi è una forma di rovesciamento della realtà, perché con analoga, diciamo, forzatura logica potremmo invece arrivare a dimostrare che gli unici individui mentalmente sani in una società moderna sono proprio i giudici. Quindi potremmo, in termini sofistici, rovesciare il ragionamento e arrivare a dimostrare l'esatto contrario. Quindi siamo nella logica del rovesciamento della realtà. Ecco, la domanda è questa: ma perché appunto vengono dette queste cose, e soprattutto se sono meno efficaci? Quindi, vengono dette perché siamo in una situazione di conflitto comunicativo, di guerra comunicativa che si gioca con tutti i mezzi, e poi la domanda è: sono efficaci? Cioè, queste affermazioni sono efficaci? Qui vi devo brevissimamente citare alcuni risultati storici che risalgono agli anni 50 di studi sulla psicologia della comunicazione. Della comunicazione di massa, quindi la comunicazione che si rivolge a un pubblico estremamente ampio e indifferenziato. Allora, noi sappiamo che, diciamo, sulla percezione, sulla ricezione di un messaggio è molto importante l'autorevolezza della fonte. Ci sono vari studi che dimostrano che una fonte autorevole induce un cambiamento di atteggiamento nei destinatari maggiore rispetto a una fonte non autorevole. Non è un caso che quelli che noi abbiamo chiamato sparate provengano da fonti molto autorevoli. E questo è un indizio del fatto che esiste un processo di persuasione in atto che gioca proprio sulla credibilità della fonte per ottenere un cambiamento di atteggiamento maggiore. Quindi, alla domanda "ma sono efficaci?", la risposta è sì. Purtroppo sì, sono efficaci, perché l'autorevolezza della fonte condiziona la ricezione del messaggio. Più autorevole la fonte, più forte è l'effetto di cambiamento nell'atteggiamento dei destinatari. Poi sappiamo da tantissimo tempo che nella comunicazione vige un principio quantitativo, cioè più intensamente ripeto un messaggio, più probabile è che quel messaggio venga accettato. Quindi la comunicazione di massa funziona secondo un principio quantitativo. Questa è la base di tutte le tecniche di propaganda. Se il messaggio non danneggia direttamente il destinatario, più io ripeto quel messaggio, più è probabile che quel messaggio venga accettato. È la variante scientifica del proverbio popolare: furia di andare in chiesa, anche i cani diventano credenti. In realtà è esattamente così, cioè ripetere sistematicamente un messaggio che non sia percepito come dannoso per il ricevente, a lungo andare produce un'adesione a quel messaggio.
E quindi l'intensità di questo tipo di comunicazione, combinata con l'autorevolezza della fonte, produce, aumenta la probabilità che questo messaggio sia recepito come vero. Il ricorso ai toni emotivi è una terza variabile che noi conosciamo come efficace sui processi di comunicazione. Non è un caso che tutte queste comunicazioni, diciamo, ostili, aggressive verso la magistratura siano accompagnate da un retroterra emozionale. Pensiamo per esempio alla comunicazione di Previti. Io sono andato a vedermi il sito di Cesare Previti, vi invito a farlo. C'è una lettera rivolta a tutti gli elettori, a tutti i cittadini, in cui Previti si autodescrive. Io non entro nel merito della validità o meno delle sue argomentazioni, mi limito a commentare la forma. Qui Previti si autodescrive come un eroe, un combattente solitario, perseguitato da forze ostili, ma animato da un tale coraggio e da una tale determinazione che resisterà fino all'ultimo a queste forze ostili, invitando poi esplicitamente il cittadino a identificarsi con lui, a capire che la sua battaglia, sembra paradossale ma è così, andate a vedere il sito di Previti per credere, la sua battaglia non è una battaglia personale, ma una battaglia in cui tutti i cittadini italiani si devono sentire rappresentati, quindi un forte utilizzo del tono emotivo. Ecco, quindi purtroppo, vengo verso la conclusione del mio breve intervento, purtroppo, premesso quindi che siamo in un momento di comunicazione paradossale, premesso che questa comunicazione paradossale nasce da una situazione forte, drammatica, epocale, di conflitto, non solo italiano, ma direi globale, tra le forze dell'ES, diciamo così, e le forze del superiore, in termini freudiani, premesso tutto questo, dobbiamo prendere coscienza che questo genere di comunicazione persuasiva, aggressiva, così strutturata, quindi con una fonte molto credibile, con un'intensa ripetizione dei messaggi, con un effetto moltiplicatore derivante dalla presenza su molti canali di comunicazione, con l'utilizzo di toni emotivi e anche con la proposizione di tesi difficili da falsificare, cioè non è facile falsificare la tesi «tutti i giudici sono matti». Mettetevi nell'ottica del cittadino comune che non ragiona per sofismi, cioè non è facile falsificare. Il paradosso è che è difficile dimostrare il contrario di questa tesi, non che questa tesi sia o meno corretta. Insomma, tenuto conto di tutto questo, purtroppo dobbiamo ammettere che è una modalità di comunicazione efficace. E che quindi esiste un certo rischio segnalato non paradossalmente, ma con grande realismo proprio da un osservatore malese. C'è un certo rischio che il nostro sistema di percezione collettiva del valore dell'ordinamento giudiziario, cioè dell'ordinamento giudiziario come valore da difendere, c'è il rischio che questo valore percepito diminuisca nel tempo, diminuisca per la popolazione italiana. Infatti io mi occupo di sondaggi e registro, come tutti gli altri istituti, da diversi anni in questa parte, un calo costante nel consenso verso la magistratura. L'istituzione italiana che ha il maggiore consenso è la Presidenza della Repubblica, il Presidente Ciampi in persona. E io nel mio piccolo ho anche contribuito a questo, perché quando lavoravo in un altro istituto siamo stati fornitori di informazioni per la Presidenza del Consiglio, quindi è un punto di particolare onore per me sapere che oggi la Presidenza del Consiglio è l'istituzione su cui c'è più credibilità. Pardon, Presidenza della Repubblica. Per il futuro, che il prossimo Presidente del Consiglio ridiano credibilità alla Presidenza. La seconda istituzione per credibilità sono le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri, che vengono subito dopo la Presidenza della Repubblica come consenso, quindi siamo su valori intorno al 70% della popolazione. La magistratura è scesa al 40%, non è poco, resta una delle istituzioni più autorevoli, ma negli ultimi 10 anni c'è stata un'erosione di almeno una decina di punti percentuali nel consenso, nella fiducia, nella percezione collettiva della magistratura. Quindi il rischio c'è, questa strategia, questo paradosso, queste affermazioni apparentemente così logiche rientrano sicuramente in una battaglia che si gioca anche sul fronte della comunicazione e rispetto alla quale io invito appunto ad organizzare una forma di difesa, ma nel senso, ripeto, civico del termine, senza voler dare a questa parola un significato politico o di tipo, come dire, ideologico, una difesa proprio civica. Il valore della magistratura è un valore collettivo e noi dobbiamo difenderla. Quali sono le cose, e chiudo, che consiglio per difendere questo valore? Innanzitutto prendere coscienza di questi meccanismi. Io partecipo sempre a queste presentazioni con piacere perché dico sto vaccinando delle persone. Oggi credo, spero di aver vaccinato 500 persone. La teoria della vaccinazione è proprio una teoria di psicologia della persuasione. Deriva da studi di psicologia militare su come impedire che una comunicazione persuasiva ottenga il suo effetto.
e il miglior modo per impedire che una comunicazione persuasiva ottenga il suo effetto è di sottoporre piccole dosi di quella comunicazione persuasiva ai destinatari, in modo che si immunizzino, cioè il nostro sistema mentale reagisce alla comunicazione esattamente come il nostro sistema immunitario reagisce agli agenti virali. Quindi il primo meccanismo da attuare è l'immunizzazione. Discutere di queste cose e parlarne con altri significa immunizzarsi. Oggi abbiamo immunizzato 500 persone, se ciascuno di voi domani immunizza un'altra persona diventano 1000, se a loro volta quelle altre persone immunizzano le altre diventano migliaia e migliaia. Noi ci possiamo immunizzare. E questa è già una forma di difesa, è già un modo per reagire a questa pressione comunicativa. L'altro invito lo faccio proprio agli amici magistrati che hanno dato questi contributi molto interessanti la serata di stasera. Ecco, credo che il lavoro del giudice debba essere raccontato di più. C'è in fondo poca comunicazione del lato umano del lavoro del giudice. Solo chi ha avuto l'avventura insomma di conoscere il vicino dei giudici sa che in Italia mediamente la qualità umana del personale che lavora in magistratura è molto elevato. I giudici sono forse gli ultimi eroi, nel senso direi letterario del termine, del nostro tempo, lo sono anche nel senso civico del nostro tempo. Quindi questo mestiere andrebbe raccontato di più, raccontato come è stato fatto stasera con il paradosso, la simpatia e l'ironia che già avvicina la figura del giudice, ma raccontato anche semplicemente descrivendolo di più. Montalbano ha creato un personaggio, è un personaggio che tutti amiamo e che ci ha reso simpatiche le forze dell'ordine insieme a tanti altri investigatori che sono diventati delle icone del sentimento collettivo. Ecco, non c'è ancora un personaggio di magistrato nella letteratura moderna, contemporanea italiana che abbia questa stessa funzione. Io credo che la magistratura debba, come dire, raccontarsi di più dal punto di vista umano, dal punto di vista emozionale. Chi conosce un giudice vicino ha quasi sempre l'impressione di grande umanità. Ho scambiato due parole con Spataro e mi sono accorto che un uomo di straordinarie doti umane per lo sport che pratica, per la simpatia, per la capacità riflessiva, insomma mi ha ispirato immediatamente simpatia, non l'avevo mai visto, ma in giro di pochi minuti ho capito che c'è una dimensione umana da raccontare e che la gente non conosce. Quindi il mio invito e a raccontare di più il mestiere del giudice, perché questo avvicina la popolazione alla magistratura. Il mestiere del carabiniere è stato raccontato e noi oggi amiamo i carabinieri non solo per il grande lavoro che fanno sulle strade, ma anche perché delle figure del sistema mediatico ci hanno fatto vedere il lato umano di questa professione. Non è ancora accaduta la stessa cosa con la magistratura. Invece un modo ottimo, veloce, efficace e utile per vaccinarsi e ridurre questo rischio è raccontare di più il lato umano del lavoro della magistratura. Io vorrei chiudere questa serata nel ricordo di questi grandi eroi. Sono persone che mi hanno dato molto come esempio di cosa significa essere uomini, di cosa significa avere il coraggio di perdere la propria vita per difendere non solo le proprie idee e il senso dello Stato, ma come è stato detto stasera, i diritti di tutti noi. Bravo. Prima di darvi la parola vorrei darvi un consiglio, come ha già fatto un illustre predecessore. Stasera, tornando a casa, andate dai vostri bambini e ditegli: aprimi il sito www.previt.it, è il motivo per cui non c'è più la satira in Italia. Basta quello, vi dico soltanto la presentazione. Chi sono? Scusate, sua memoria, cosa che... sua memoria, Manzoni e Previti. Chi sono? Sono un uomo dal volto solcato da rughe mediterranee. www.previti.it, andate. Mi intervistavo mentre morivo e mi chiedeva lei cosa prova. E io sudavo e non parlavo, mi innervosivo e balbettavo e poi pensavo: sto perdendo l'occasione di avere un'intervista proprio a porta a porta, cosa dirò, come farò?